Allora, buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza al Consiglio Comunale. Saluto anche la cittadinanza e coloro i quali sono collegati in rete attraverso appunto il collegamento internet che abbiamo. E nel dare il saluto al Sindaco e al nostro segretario, lo prego di fare l'appello. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. Iniziamo l'appello. Susanna Silvia. Presidente. Carpenedo Luciano. Presente. Pivetta Claudio. Presente. Coppo Marilisa. Presente. Maschietto Vittorino. Presente. Tamai Gianni. Assente giustificato. Rossi Luca. Presente. Furlan Andrea. Presente. Zanutto Roberta. Presente. Bars Monica. Presente. Berto Luca. Presente. Contarin Stefania. Presente. Mariuzzo Fabio. Presente. Trombelli Ivanio. Presente. Pavanna Lisa, Lava Idebrando, presente. Simile Francesca. Grazie. Grazie segretario, tutti presenti? Sì. Sì. Tranne uno. Chi è assente? Tamai Gianni. Bene, prima di dare inizio all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, abbiamo invitato la signora Matteoni insieme alla sua bellissima bimba diva, per la quale ci siamo impegnati nelle festività del San Valentino a dare una mano alla signora e alla famiglia nella ricerca appunto per una malattia che purtroppo colpisce pochi casi e rari casi, quindi la ricerca insomma in qualche modo si stringe. Per cui lascio la parola al sindaco. Prego sindaco. Sì, allora prima leggerò, intanto buonasera a tutti, prima leggerò una nota e poi faremo altre considerazioni. Allora, Diva Mariuzza è una bambina di 3 anni di San Donà di Piave. A 6 mesi di età i genitori si sono accorti che Diva era in ritardo sulle tappe di sviluppo e cominciava a manifestare i segni di una rara malattia genetica, con solo 6 casi in Italia e circa 250 nel mondo. La piccola Diva Mariuzza è stata colpita da mutazione del gene KIA 2022 NEXMIF. Tale mutazione ha causato in lei epilessia mioclonica, farmaco resistente, ritardo psicomotorio, spettro autistico e linguaggio compromesso. La storia di Diva è stata raccontata dalla mamma Federica in un libro, La voce di Diva, che assieme al marito ha fondato un'associazione per raccogliere fondi per la ricerca e per la terapia genica della malattia. L'amministrazione comunale, con la preziosa collaborazione della Preloco, ha risposto alla richiesta di aiuto della piccola Diva attivandosi per una raccolta fondi nelle giornate di San Valentino e nella serata di sfilata dei carri mascherati. Nel consegnare ai genitori di Diva quanto raccolgo, rivolgo a nome dell'intero Consiglio Comunale un particolare ringraziamento a tutti i volontari della Proloco per la preziosa collaborazione nel portare un segno di speranza alla piccola Diva e un gesto di solidarietà ai suoi genitori Federica Matteoni e Cristiano Mariuzzo. Allora, la signora Federica si era rivolta a me un paio di mesi fa, più o meno, spiegandomi, consegnandomi il libro che ha scritto e anche spiegandomi che anche le associazioni, quelle più blasonate tipo Teleto, per poter attivare una ricerca sulle malattie rare ha bisogno di un impulso iniziale, cioè di una raccolta fondi, 50.000 euro, per iniziare questa ricerca. La signora, ovviamente, l'obiettivo della signora, me l'ha detto chiaramente, non è tanto quello di portare una cura alla sua piccola Diva, quanto di evitare che in futuro possano nascere altri bambini con questa difficile malattia, cercando di scoprire già negli esami che si fanno abitualmente quando una donna è in gravidanza, la mutazione di questo gene. Stante il fine assolutamente nobile della mamma di Diva e del papà di Diva e anche la situazione che Diva è una bambina che frequenta un nostro asilo, ci siamo attivati e appunto grazie alla Proloco che sono qui presenti, ringraziamo, adesso faranno con me questa consegna, siamo riusciti a raccogliere 1.000 euro. Per carità è una goccia nell'oceano dei 50.000 euro che servono, però è un primo segno. Tra l'altro anche altre associazioni si sono attivate, altre organizzazioni stanno raccogliendo dei fondi e quindi insomma confidiamo che questa ricerca possa iniziare e sia partita anche da Busile. Grazie a voi. Ecco signora, se vuol dirci qualcosa, magari lei, lì c'è il microfono, qualcuno lo può passare per favore. Vado in bagno anche con lei, faccio tutto con lei, è una normalità. Sì, allora io sono Federica, lei è Diva, sarò molto breve perché avete capito le tempistiche che io ho con lei.
Quando ho scoperto 2 anni fa che mia figlia aveva questa mutazione, mi hanno semplicemente detto il quadro da bianco a nero è grigio scuro. Io in quel momento non mi vergogno di dire che avevo diva in braccio che dormiva, ho fatto la pipì addosso, sono andata in questo hotel che avevo a lavarmi e mentre mi lavavo, piangevo e sudavo, dicevo o ti rimbocchi le maniche o qua è finita. Ho cercato tutte le famiglie in Italia, siamo poche, le famiglie non ci credono più, non vogliono collaborare e di conseguenza attualmente siamo in 2 famiglie che ci stiamo dando da fare per trovare questi soldi. La vita di questi bambini tutti i giorni è solo sofferenza, li vediamo stare male, con crisi epilettiche, chiedere aiuto con il loro linguaggio che è fatto solo di occhi e da mamma che soffre tutti i giorni, credo che, come diceva il sindaco, lottare sia trovare anche queste piccole gocce che possano non trovare una cura perché ci hanno già detto che purtroppo Diva è spacciata, io vivo con la speranza e quindi grazie a tutti perché siete stati comunque le gocce che insieme ad altre gocce stanno arricchendo il nostro mare di speranza, quindi grazie a tutti quanti voi per l'aiuto che ci avete dato, grazie. Grazie signora. Si preoccupi signora. Quello vero gliel'hanno dato, perché questo è finto. Gliel'hanno già dato, quello vero? No. Per il presidente della Prodoco, Mario Pipponi, volontari. Magari se riusciamo ad andare là dietro, così forse ci cambiamo. Così si riesce a prendere il consiglio comunale. Non avrei bisogno. Posso dirmi anch'io Silvia? Silvia, posso dirmi? Posso dirmi anch'io? Certo che puoi venire. Anzi, chi vuole venire? Se volete venire, poi se riusciamo a fare una foto tutti insieme, secondo me sarebbe... Riesci, vai, vediamo cosa si riesce. Passiamo alle comunicazioni del sindaco, se ce ne sono, sindaco. Sì, comunico che sabato 1 aprile, quindi sabato questo, alle ore 10.30, prima presso la sala consigliare e poi giù, faremo l'inaugurazione del punto di ascolto per cittadini ed associazioni, sempre in collaborazione con la Proloco, ma appunto avremo modo di parlarne più approfonditamente sabato, siete tutti invitati, anche l'invito è esteso a tutti i presenti e ai cittadini. Bene, passiamo adesso all'approvazione dei verbali seduta precedente. Li diamo per letti? Hai verbale, sì. Favorevoli? Unanimità, cioè 16, no?
qualcuno di noi sindaco già fatto? Ci sono domande di autorità pervenute. La prima domanda, che non so dove sia. La domanda del gruppo, no? E poi ce ne sono due, ecco. Sì, la domanda è presentata dalla lista civica Uniamo le energie per Musile. Risposta, diamo le cure della domanda, consigliere. Prego. Devo leggerla io? No, quella che c'è. Ecco, quella riguardante il chiosco sulla rovina del Piave. Sì, buonasera a tutti. Allora. Domanda d'attualità. Chiosco installato sulla collina del Piave. Lo scorso anno la nostra fiorente e vivente città di Musile di Piave ha visto il varo del chiosco in collina, fronte retto del fiume Piave, iniziativa portata agli onori della cronaca con grande e giusta enfasi e gioia da parte della sindaca. Gioia condivisa da tanti cittadini di Musile, ma ben chiacchierata da parte di altri cittadini, che narrano e sembra non abbiano potuto partecipare alla gara di assegnazione dell'area. Ma si sa, le leggende a livello territorio sono tante e variegate. Resta però il fatto che da quel che era dato a sapere, per il 2023 sarebbe stata indetta opportuna gara per l'assegnazione dell'area e alcuni cittadini erano e sono interessati a parteciparvi. Ma di questa tanto attesa gara non si è vista l'ombra. Ci siamo informati per le vie brevi e ci dicono che pare ci siano problemi con il PGRA, Piano di Gestione Rischio Alluvioni, che risulta sia in vigore da parecchi anni e abbia subito modeste variazioni nel 2021 e che consentono comunque dalla sponda San Donatese di installare come tutti gli altri anni il loro chiosco. Tutto ciò premesso, le chiediamo, signora sindaca, quali sono i motivi per i quali non è stata indetta la gara di assegnazione degli spazi per installare il chiosco in area golenale? Per quale motivo l'anno scorso gli spazi sono stati concessi quando sembra che le norme sul tema siano rimaste invariate? Chi si accolle i costi sostenuti dalla collettività per rendere fruibile l'area per installare il chiosco, soprattutto se quest'area non viene più utilizzata? Chiediamo, visto che il privato si è avventurato lo scorso anno in questo progetto, che ha investito denari per realizzare e installare il chiosco, costi che normalmente vanno ammortizzati in alcuni anni di utilizzo delle strutture, che si vede invece ora limitato l'uso per il solo anno scorso e subisce quindi inevitabili danni, come viene ristorato del danno patito o patendo? Si chiede cortesemente risposta scritta. Grazie per l'attenzione, consiglieri comunali, Ildebrando Lava e Francesca Simiele. Grazie. Grazie consigliere Lava, prego sindaco. Gentili consiglieri, nell'estate dello scorso anno nell'area golenale denominata Parco della Vittoria è stato installato un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande. Per l'assegnazione dell'area è stata svolta una procedura selettiva ad evidenza pubblica aperta, cioè a tutti gli interessati, come risulta da avviso pubblicato sul sito del Comune. Chiunque avesse voluto presentare domanda ne ha avuto possibilità, questo per fugare eventuali notizie circa l'impossibilità di parteciparvi. Per il 2022 poi è stato chiarito già con avviso pubblico al paragrafo durata della concessione che l'iniziativa era sperimentale e solo fino al 30 settembre 2022. Ricordo anche che l'installazione del chiosco in questione riguarda l'area golenale denominata Parco della Vittoria, ambito che è stato oggetto di interventi di riqualificazione anche ai fini turistici, completando il percorso ciclopedonale lungo il fiume Piave. Tale opera è stata realizzata mediante apposite convenzioni che hanno coinvolto il Comune, BIM Basso Piave e Città Metropolitana e risponde all'interesse pubblico di riordino e sistemazione di aree golenali inutilizzate ed abbandonate. Veniamo ora al PGRA, cioè al Piano per la Gestione dei Rischi Alluvioni. È vero che il piano è stato previsto dalla normativa nazionale del 2006, più precisamente dal decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152, recante norme in materia ambientale, ma è altrettanto vero che il piano, con i contenuti che ora conosciamo, è quello adottato con delibera della conferenza istituzionale permanente numero 2 del 29 dicembre 2020. In sostanza è da due anni che abbiamo a che fare con la nuova classificazione dei territori e con i nuovi dispositivi normativi.
A questo si aggiunga che il piano alluvioni è stato approvato recentemente e quindi nel periodo di formazione del piano vi possono ben essere delle linee interpretative diverse assunte dai vari enti. Non solo, solo ora abbiamo un piano sovracomunale pienamente efficace e vigente. Per la stagione 2022, con il PGRA solo adottato, la Regione Veneto ha espresso parere favorevole all'installazione temporanea del chiosco e non così quest'anno. È da osservare che il PGRA non regolamenta in maniera puntuale le installazioni temporanee, come sono i chioschi. Ad oggi, 29 marzo 2023, siamo in attesa di determinazioni congiunte da parte dell'autorità di bacino e della Regione Veneto. E vengo quindi ai punti della domanda di attualità. 1. Per la stagione 2023 non è stata ancora indetta la gara pubblica a motivo dei divieti posti dalla normativa vigente in materia di occupazione di aree golenali. Per l'anno 2022 la concessione temporanea di occupazione dell'area golenale è stata rilasciata a motivo del parere favorevole della Regione Veneto. I costi per la sistemazione dell'area del Parco della Vittoria sono stati sostenuti dal Consorzio BIM per il primo stralcio e sono cofinanziati da Comune e Città Metropolitana per il secondo stralcio. 4. Circa i danni che l'operatore economico avrebbe subito rispetto alla mancata ripetizione dell'autorizzazione all'occupazione anche per l'anno 2023, rispondo che il Comune non ha in alcun modo creato aspettative per occupazioni successive e su questo sia il bando come pure la successiva convenzione con il concessionario sono chiari rispetto alla durata temporale dell'occupazione che si doveva concludere improrogabilmente col mese di settembre 2022. Osservo nel merito che non abbiamo notizia della sussistenza a carico dell'operatore di danni per il mancato rilascio di una nuova concessione ad altro soggetto. Se anche l'operatore avesse patito dei danni per la durata temporanea della concessione, non potrebbe avanzare alcuna pretesa nei confronti di questo ente, visto che l'autorizzazione, come ben specificato, era prevista solo fino al 30 settembre 2022, senza alcun diritto di prelazione per l'eventuale concessione per l'anno 2023 e seguenti. Da ultimo, mi sia consentito auspicare nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti da questa progettualità che si possa quanto prima arrivare ad installare nuovamente un chiosco una volta che gli aspetti di sicurezza idraulica affidati alle valutazioni della Regione e delle autorità vengano chiariti. Allora, con questa risposta scritta sono stati ben spiegati due concetti. Il primo concetto è che l'autorizzazione era stata concessa in via sperimentale per sei mesi. Questo perché già l'anno scorso erano note le norme del PGRA e se l'anno scorso la Regione Veneto, sempre per una lacuna della normativa che non parla dei chioschi temporanei, ha dato l'autorizzazione, quest'anno invece c'è stato un preventivo diniego da parte della Regione del Veneto. Questo non vuol dire che il diniego sia certo completamente, nel senso che sono in corso delle conferenze tra autorità di bacino e genio civile per poter autorizzare l'installazione temporanea in determinati periodi dell'anno dove, appunto per colmare la lacuna che ho detto prima della norma e soprattutto perché in questo periodo dell'anno il Piave non è soggetto a piena e quindi ad eventuali situazioni di inondazione dell'alveo golenale. L'ultima riunione dovrebbe essersi tenuta il 28 di marzo. Quindi siamo in attesa appunto di avere notizia rispetto a questa installazione, che è un'installazione a cui l'amministrazione comunale tiene tantissimo. Si è deciso, nonostante la norma stringente, proprio per la lacuna rispetto alle installazioni temporanee e anche rispetto al fatto che nella sponda opposta sappiamo esserci un chiosco operativo anche se la concessione è precedente, quindi se esiste un rischio, una pericolosità per la sponda di Musile, ovviamente la stessa pericolosità deve esserci anche dal lato opposto. Quindi abbiamo deciso comunque di fare i sottoservizi perché nell'eventualità che questa autorizzazione temporanea venga concessa, noi siamo pronti, come l'anno scorso, a dare le autorizzazioni. Grazie Sindaco. Prego, Consigliere Lava. Sì, grazie Sindaco. Io volevo solo evidenziare che
non è che si dice che il privato che ha fatto l'investimento possa far rivalsa sul comune, ma chiaramente una qualche attesa potrebbe legittimamente averla avuta. Se poi ha fatto strutture eccetera e subentrava qualche altra realtà, magari non so, cedeva alla nuova entità. Per quanto riguarda i denari pubblici spesi, che siano del BIM, che siano del Comune, che siano del Menona, sono sempre i soldi pubblici, quindi sarebbe bene evitare o perlomeno andare a approfondire prima di investire soldini la possibilità o meno che un'iniziativa possa durare nel tempo. Poi mi fa piacere sentire che può essere che viene aperto, perché indubbiamente era un bel chioschetto e tante famiglie era gradito. Sono un po' dubbioso sul fatto che a San Donà vada avanti comunque il chiosco, perché mi sembra che gli austriaci non sono più di là da un pezzo e siamo tutti in territorio italiano e nazionale. Quindi auspico che questa amministrazione faccia le dovute pressioni perché il chioschetto ci sia anche a Musile, perché sennò non ha senso che ci sia a San Donà. Il rischio, come diceva lei, di piene eccetera, al di là del periodo, è di qua e anche di là, può esserci qualche centimetro di dislivello. Grazie. Prego Sindaco, se vuole rispondere. Sì, allora, rispetto all'eventuale sperpero di soldi pubblici non concordo assolutamente. Questo per due motivi. Il primo motivo perché, ripeto, c'è una lacuna della normativa di cui eravamo ben consapevoli e lei sa benissimo, perché si occupa anche di queste cose, che quando si fa una casa, no, si predispone per l'impianto d'allarme, anche se poi questo impianto d'allarme per vari motivi si decide di non installarlo. Questo perché in fase di costruzione, ed è qui che voglio arrivare, il costo di realizzazione dei sottoservizi è decisamente inferiore rispetto a quello che un'amministrazione dovrebbe sostenere qualora appalti questo lavoro ex novo. Quindi questa è la valutazione di buon senso che è stata fatta da questa amministrazione, per un motivo molto semplice, perché lì, come ho ben ricordato, c'è una pista ciclabile che passa e non ci sono lungo la strada molte possibilità per fermarsi, per ristorarsi e soprattutto per anche per i bisogni fisiologici, diciamo così. Quindi l'esistenza di un chiosco in quella zona, in quel punto, non solo è a servizio di tutta la comunità che può andare a fare una festa, a festeggiare, a passare due ore in Riva al Piave, ma anche proprio a servizio della pista ciclabile. Quindi assolutamente non concordo sul fatto che siano stati sperperati i soldi pubblici, anzi secondo me sono stati spesi in maniera oculata proprio nella prospettiva di offrire un servizio a fronte di una normativa non chiara. Per quanto riguarda il privato, allora sicuramente è importante che non debba avere la possibilità di fare rivalsa nei confronti dell'ente, ma io credo che se un imprenditore partecipa ad una evidenza pubblica sapendo che l'installazione dura 6 mesi, farà degli investimenti calibrati rispetto a questa durata. Se poi li ha fatti eccedenti, questa è una valutazione imprenditoriale che sicuramente non compete a questa amministrazione. Grazie Sindaco. Chiede la parola. Sì, soltanto per evidenziare. Consigliere Lavas, prego. Grazie, scusa. Soltanto per evidenziare che allora siamo tutti d'accordo che il chioschetto è utile, è bello, eccetera. Però l'infrastruttura, nel dubbio normativo, forse era il caso di chiarire prima il dubbio normativo, perché la stessa norma che c'era l'anno scorso c'è anche quest'anno, quindi per quello intendo che sono soldini che possono essere buttati via. Mi auguro che l'amministrazione riesca comunque ad aprire sto chiosco, così la vicenda è chiusa e non abbiamo buttato via niente. Tutto là, grazie. Risponde il sindaco, grazie sindaco. Sì, lei prima ha fatto un'osservazione intelligente, nella sponda di San Donà c'è un altro chiosco, quindi se la pericolosità è per Musile lo è anche per San Donà, questo vuol dire che se a San Donà è stato concesso di mettere un chiosco non si capiva perché a Musile questo non è possibile, ed è questo lo spirito con il quale abbiamo investito nel chiosco. Grazie.
Per l'ultima una seconda domanda di attualità, sempre a nome del della gruppo consigliare Uniamo le Energie per Musile, che riguarda via Filzi, la viabilità generale. Sì, grazie. Prego, consigliere Signele. In questi giorni alcuni cittadini ci segnalano la pericolosità di accesso da via Argine San Marco a via Filzi, che già con il solo transito di auto crea disagi, stante le ridotte dimensioni del ponte e l'età dello stesso, con protezioni perennemente danneggiate e non si capisce bene come e chi le danneggi. Tranne poi ricevere un filmato, dal quale abbiamo ricavato le allegate due foto, dove si vede un enorme camion con tanto di rimorchio imboccare via Filzi, impiegandoci in manovre una ventina di minuti, bloccando il traffico, sollecitando pericolosamente il vecchio ponte sul canale Marezzana, del quale non sappiamo se possa mai sopportare pesantissimi carichi di questo livello, oltre che annervosire gli automobilisti costretti a rimanere fermi, con alcuni, come si vede da una delle foto allegate, che decidono di sorpassare la colonna per oltrepassare il camion che sta eseguendo le manovre, mettendo a rischio la propria e la vita altrui. Va da sé che le minuscole dimensioni del ponte sulla Marezzana dovrebbero indurre un autista di un bestione del genere a desistere dal tentarne il transito, ma sembra che il buon senso sia da tanto tempo archiviato, ma va altrettanto segnalato che su quel ponte non esiste nessun divieto di accesso a mezzi pesanti, quindi appunto il buon senso esiste ancor meno, dato che sembra possa esserci una lacuna in tal senso. La sicurezza stradale si fa appunto prevenendo, non aspettando incidenti, anche mortali, che poi lasciano spazio a farneticazioni e enunciazioni di ogni tipo. Tutto ciò premesso, le chiediamo, signor Sindaco, ha intenzione di porre rimedio alla pericolosità di utilizzo di mezzi pesanti su via Filzi? In particolar modo, come intende tutelare la stabilità e la sicurezza del ponticello sulla Marezzana? Sappiamo che l'amministrazione ha in previsione un monitoraggio della viabilità del territorio comunale, così come sappiamo che i tempi di questo monitoraggio sono lunghi. Di fatto, nelle commissioni si è appreso che possa essere sull'ordine del paio d'anni. In un'ottica di effettiva prevenzione, ritiene quindi sia necessario un rapido monitoraggio della viabilità comunale, con l'intento perlomeno di individuare e mettere in sicurezza le criticità più importanti? Grazie. Grazie, consigliere Semiele. La parola al sindaco per la risposta. Gentile consigliere, la ringrazio della domanda di attualità perché consente al Consiglio Comunale di esaminare le complesse questioni connesse alla rete infrastrutturale presente nel territorio comunale. Quanto segnalato è emblematico di un utilizzo delle strade e degli impianti stradali non sempre conforme alla normativa e talvolta palesemente incongruente anche con le semplici regole del buon senso. L'intersezione di via Filzi con la strada provinciale d'Argine è stata oggetto di ripetuti interventi del Comune, che nel corso degli anni ha provveduto alla segnaletica stradale, all'installazione dei guardrail e all'installazione di un punto luce. Tali installazioni sono state più volte danneggiate da parte di soggetti ignoti. Gli ultimi lavori sono stati eseguiti lo scorso 9 marzo e in quell'occasione è stato effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza dei responsabili delle due principali attività economiche operanti lungo via Filzi, al fine di individuare misure di regolazione del traffico da parte del Comune e gestionali da parte delle aziende, per prevenire proprio le situazioni come quella che il consigliere Lava ha documentato. Ritengo sia evidente che situazioni come quella che ci è descritta non siano più accettabili. Alla luce dell'episodio ho provveduto a sentire gli uffici comunali interessati e stiamo valutando ulteriori misure di regolazione del traffico, che cercheranno per quanto possibile di contemperare i vari interessi in gioco, ponendo anzitutto attenzione alla sicurezza stradale. Vengo quindi alle risposte. 1. Verranno adottate ulteriori misure di regolazione del traffico per l'intersezione di via Fabio Filzi. In particolare, con la comandante della Polizia Locale, si stanno valutando le migliori misure di messa in sicurezza e tra queste il divieto di transito di mezzi pesanti superiori ad una certa massa, l'eventuale installazione di barriere di restringimento sul ponte per impedire il transito di mezzi di dimensioni non idonee, come pure l'eventuale riduzione del limite di velocità lungo via Filzi. Preciso che l'adozione delle misure di ulteriore regolazione o limitazione saranno precedute da forme di consultazione con le aziende operanti in loco per consentire la prosecuzione delle loro attività. 2. Per quanto riguarda le attività di monitoraggio della viabilità del territorio, ricordo che stiamo lavorando su vari fronti, che riguardano interventi di sistemazione delle pavimentazioni stradali, messa in sicurezza delle principali intersezioni stradali sulla provinciale d'Argine, oltre alla messa in sicurezza delle principali strade del centro.
Alcuni interventi sono in via di ultimazione. Tra questo, cito solo l'ultimo portato all'attenzione di questo Consiglio, che è la realizzazione del tratto di percorso protetto presso la rotatoria ex esso. Ed altri sono previsti nella programmazione delle opere che proprio in questa seduta sono proposti al Consiglio, sperando di aver risposto ai quesiti proposti. Grazie Sindaco. La ringrazio, siamo appunto soddisfatti della risposta data, ci auspichiamo quindi che i tempi siano abbastanza celeri per il risolvimento del problema. Grazie. La risoluzione, scusi. Bene, passiamo ora al quarto punto, elezione del Presidente del Consiglio. Come tutti sappiamo, il Presidente del Consiglio Rossi ha presentato le dimissioni e quindi dovremo procedere al rinnovo di questa figura istituzionale. E se il Consigliere Rossi volesse dire qualcosa in questo momento, può dare la parola. Vuoi dire qualcosa? Va bene così. Bene, allora passiamo alle operazioni di votazione. Nomino due scrutatori. Posso? Stefania, ecco. Ah sì, ma un attimo solo. Nomino come scrutatrice la consigliera Contarin e fra i banchi dell'opposizione qualcuno che si vuole offrire? Il consigliere Lava, perfetto. Deve essere mobile però, Okay. Bene, chiedo la parola al capogruppo Bars per una dichiarazione. Buonasera a tutti. In qualità di capogruppo di maggioranza, ritengo sia d'obbligo spendere qualche parola riguardo alla persona del Presidente dimissionario. Al dottor Luca Rossi, che ha adempiuto al proprio incarico con serietà, grande impegno e onestà intellettuale, va il mio più sentito ringraziamento. E penso di poter parlare anche a nome di tutto il gruppo di maggioranza nell'affermare che accettiamo la sua decisione sofferta, sapendo con quanta dedizione ha guidato questo Consiglio fino ad ora. Continuerà a dare il suo contributo e fattiva collaborazione a questo Consiglio che necessita di persone disponibili e di grande umanità come lui. Il gruppo di maggioranza propone alla carica di nuovo Presidente del Consiglio la dottoressa Roberta Zanutto, che già aveva dato prova di grande impegno guidando con autorevolezza e perizia questo Consiglio a precedente mandato. Grazie. Prego, consigliere. Se possiamo intervenire anche noi brevemente, mi scuso per la voce, sono un po' afono oggi. Ci tenevamo anche noi a ringraziare per l'incarico svolto il consigliere Rossi. Crediamo insomma che le qualità che ci vogliono per essere un buon presidente del Consiglio siano quella di saper organizzare bene l'organo, essendo molto complesso, conoscere le norme e farle rispettare con fermezza. A ciò che gli riconosciamo ha aggiunto sempre molta disponibilità e cortesia nei nostri confronti, quindi volevamo ringraziare anche di questo. Grazie. Consigliere Mariuzzo, chiede la parola al consigliere Lava. Sì, anche noi ringraziamo il buon Rossi per il lavoro svolto, eccetera. Abbiamo visto in itinere un netto miglioramento che ci ha fatto piacere e adesso che era maturo butta la spugna e ci dispiace, grazie. Grazie consiglieri. Allora, i due scrutatori, se venite, distribuiamo le schede di votazione. Vanno messe nelle buste? Vanno messe nelle buste? Sì. Ecco, ciascuna scheda votata va messa nella busta, inserita nella busta e poi consegnata in questa cassetta, prego. Chi è qua? Dai una mano alla Stefania. Mi porta il pene. Il pene. Grazie, consigliere. Grazie. Grazie. Non so se è abituato.
prima della appena convocata votazione. Quando si termina? Se appena diversa a quelli che non si questa va, è la risposta. No, adesso dobbiamo sentire che si arriva. Ma questa è la risposta. Ah, la risposta per la risposta. A posto. Sì, no, no, no. Io sono senza. Passiamo allo spoglio delle schede. Abituato, Marco? Roma. Zanutto e Roberta. Roberta Zanutto. Zanutto. Roberta Zanutto. Roberta Zanutto. Roberta Zanutto. Bas. Si è votato. Zanutto. Zanutto. Zanutto Roberta. Zanutto. 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 Roberta Zanutto. Roberta Zanutto. Zanutto. Possiamo contarle? Possiamo contarle? Quindici Zanutto, un bus. Grazie. Beh, allora dichiariamo presidente del Consiglio, nuovo presidente del Consiglio, Roberta Zanutto. Ci sarà il posto. Ah, sì. Un attimo.
Votiamo? Ecco, votiamo adesso l'immediata eseguibilità di questo atto. Favorevoli? Unanimità. Bene. Ah, cedo la parola al sindaco. Io mi unisco ai ringraziamenti che sono stati rivolti a Luca Rossi, al consigliere Luca Rossi, e anche mi volevo congratulare per il nuovo incarico che ha ricevuto in altri settori. È chiaro che dispiace sempre quando ci sono questi cambi durante il tragitto, però insomma così almeno c'è la possibilità un po' per tutti di partecipare. In ogni caso è vero quello che hanno detto i consiglieri, cioè che Luca ha svolto perfettamente questo compito, anche cercando il più possibile di ascoltare e di rendere tutti nello stesso livello, insomma di dare pari dignità a tutti i consiglieri, quindi di questo va sicuramente fatto un encomio a Luca Rossi. Ringrazio Roberta Zanotto, che adesso si siederà nella poltrona di Presidente del Consiglio Comunale, la conosciamo già, quindi ogni parola direi che è sprecata, l'abbiamo già avuto modo di conoscerla. Grazie. Grazie sindaco, chiede la parola al consigliere Mariuzza. Sì, ci tenevamo anche noi come gruppo consigliare a augurare buon lavoro al presidente Zanotto. Abbiamo sostenuto il suo nome, l'abbiamo già conosciuta nella votazione, l'abbiamo già conosciuta negli scorsi 5 anni di consigliatura, e la pari dignità a cui accennava il sindaco è sempre stato un elemento distintivo, quindi gli auguriamo davvero un buon lavoro con tutti gli oneri e con tutti gli sforzi anche che richiede questo importante ruolo. Grazie. Si aggiunge il consigliere Lava, chiede la parola. Sì, anche noi abbiamo puntato tutte le risorse sulla signora Zanotto, non abbiamo votato noi BARS, ma sarà stata sicuramente lei, lei, non ci si vota mai personalmente, quindi onore alla signora Zanotto, non abbiamo dubbi che saprà svolgere il proprio ruolo con equilibrio e con equidistanza. Grazie. Grazie consigliere Lava. Prego la consigliera Stefania Contarini di raccogliere le penne perché sono importanti. Bene, inizio con il dire due parole. Innanzitutto saluto il signor sindaco, i consiglieri tutti e i cari cittadini. Non vi sarà difficile immaginare il profondo sentimento di emozione che comunque provo in questo momento per essere stata chiamata nuovamente ad un incarico così importante. Ringrazio il sindaco, la dottoressa Silvia Susanna e tutti voi consiglieri per la fiducia che mi avete accordato. Un ringraziamento particolare anche da parte mia lo voglio rivolgere al consigliere Luca Rossi, che ha presieduto per 18 mesi questo consiglio. Essere eletta per la seconda volta Presidente del Consiglio rappresenta un riconoscimento importante che mi riempie di orgoglio, ma che allo stesso tempo mi aggrava di grande responsabilità per affrontare con lo stesso impegno e motivazione anche questo mandato amministrativo. L'obiettivo che mi prefigo è comunque di instaurare con tutti voi un leale rapporto di collaborazione. Ritengo infatti un mio preciso dovere facilitare un dialogo costante e costruttivo tra tutte le forze politiche, che mi auguro sia privo di pregiudizi sterili e di inutili conflittualità. Sarò il presidente di tutti, dentro e fuori quest'aula. Non esiterò ad esercitare ogni mia prerogativa al fine di garantire il rispetto dei diritti di tutti i membri di questo Consiglio. Pertanto, in continuità con l'intenso lavoro svolto nello scorso mandato, le mie energie saranno rivolte ad esercitare questo ruolo con rigore, l'equilibrio e l'imparzialità,
necessaria a garantire una corretta dialettica democratica tra la maggioranza e l'opposizione, consentendo a ciascuno di voi di esercitare le prerogative che vi sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Dobbiamo fare in modo che le speranze e le attese di chi ha riposto nelle nostre mani il presente ed il futuro della nostra Musile non siano deluse. Per questo consentitemi di richiamare noi tutti alla responsabilità di ricercare quello spirito di collaborazione che i nostri cittadini si aspettano sulle scelte strategiche determinanti per il futuro della nostra città. Fare politica per me significa conquistare la fiducia dei nostri cittadini ogni giorno attraverso comportamenti coerenti con il mandato che ci è stato da loro affidato. Non dobbiamo dimenticarci che senza quella fiducia noi non saremo qua, perciò non possiamo tradirla. Confido davvero in tutti voi affinché questo mio appello non cada davvero nel vuoto. Un primo obiettivo che voglio dare direttamente a questa Assemblea è la revisione del regolamento interno del Consiglio Comunale, il cui impianto risale a lontano 2001. Sarà un lavoro collegiale che coinvolgerà ciascuno di noi consiglieri con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del funzionamento del Consiglio attraverso lo snellimento di alcune prassi e il superamento di alcune distorsioni legate all'interpretazione non univoca di alcuni articoli. Su questo tema, così come su altri che ci troveremo ad affrontare insieme, voglio creare con voi tutti un solido terreno di intesa, fatto di rispetto, correttezza e onestà. Mi rassicura la certezza di poter contare sulla competenza e sulla professionalità del nostro personale, oltre che su una persona a cui va la mia più grande stima, che è il segretario comunale, il dottor Davide Vitelli. Un ultimo pensiero lo voglio rivolgere da quest'aula a tutte le famiglie, anche musilensi, che in questi giorni stanno affrontando il dolore e la sofferenza per l'atroce vicenda che riguarda la casa di riposo di San Donà di Piave. A loro va tutta la nostra vicinanza in un momento così drammatico. Chiudo rivolgendo al signor Sindaco, alla Giunta e a tutti voi consiglieri un sincero augurio di buon lavoro, con l'auspicio di dimostrarci sempre all'altezza del ruolo di responsabilità che i cittadini ci hanno affidato, amministrare al meglio la nostra città di Musile. Grazie. Bene, allora riprendiamo dal punto numero 5, approvazione schema di convenzione tra comuni per la costituzione del fondo dell'area urbana Basso Piave Urbano, programma regionale del fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027 della regione del Veneto. Lascio la parola all'assessore Maschietto per l'esposizione. Buonasera a tutti. Poiché la proposta di delibera e anche la convenzione è già stata trasmessa a tutti i consiglieri, direi invece di leggerlo, sono 5-6 pagine, sarebbe un po' lunghetta, tenterei di fare un riassunto e di chiarire cos'è questa delibera che andiamo ad approvare. Allora, la Regione Veneto ha creato un programma regionale con un fondo europeo di sviluppo regionale per una strategia integrata dello sviluppo urbano sostenibile, e fin qua non si capisce nulla, però è una cosa importante. In pratica 11 comuni si sono uniti con capofila San Donà di Piave. Gli 11 comuni, lo specifico, sono San Donà, Quarto d'Altino, Musile di Piave, Fossalta di Piave, Ceggia, Meolo, Eraclea, Jesolo, Torre di Mosto, Cavallino e Noventa di Piave. Perché ambiti di intervento? Per rendere le città più attrattive e inclusive, più verdi e sostenibili e più smart e digitali. La Regione Veneto, in base alla nostra candidatura, ha deciso di contribuire con 12.622.000 euro. C'è un problema però: per una parte di questi soldi, che dovranno essere distribuiti fra i comuni, deciderà direttamente la Regione, quindi resteranno circa 8 milioni di euro per decidere fra i comuni come ripartire questi soldi, perché di questioni economiche parliamo, anche se influiscono sull'ambito sociale e della zona dell'autorità urbana. Allora, non ci sono regole in merito. Qualora noi, io parlo per Musile, qualora noi avessimo deciso di optare per una scelta e fosse stato accettato anche dagli altri, naturalmente, in base al numero di abitanti, avremmo avuto diritto a circa 600.000 euro. Noi, per non sbagliare, abbiamo presentato progetti per 4 milioni di euro. Su 8 milioni spettanti per tutti, capite benissimo che non sarà una cosa facile da ottenere, però
Siccome questo progetto è diviso per azioni, cioè vari gruppi di intervento nei quali tutti i comuni possono concorrere, piste ciclabili, forestazione, co-housing, ERP, eccetera, e la Regione ha già deciso certi importi massimi per i quali possono intervenire. Il Comune di Musile ha presentato 3 progetti. Uno, il principale, per 2.043.000 euro, e speriamo vivamente di riuscire ad ottenerlo, è per la co-housing. È perché noi a Musile abbiamo vicino al centro anziani 2 edifici da abbattere, e allora è stato proposto di creare 10 alloggi per 27 persone, è il minimo previsto dalla Regione, per dare la possibilità a donne svantaggiate, a persone con difficoltà, insomma a persone che hanno bisogno di avere questo ambiente sicuro e protetto, di potervi usufruire. Abbiamo poi presentato un altro progetto di 1.313.000, per i quali solo 9,58 a carico dell'autorità urbana, il resto 3,26 a carico del comune, poiché è previsto il 25% a carico nostro, per la pista ciclopedonale che è stato pensato di crearla tra il Ponte della Vittoria fino alla statale, fino alla rotatoria esso. Diciamo subito che sarà molto difficile ottenerlo in prima battuta per l'importo che sommato ai 2 milioni porterebbe Musile in una posizione avvantaggiata sicuramente, ma anche perché non sappiamo se gli enti interessati a concederci l'eventuale permesso per la pista sotto l'argine ce lo daranno Genio Civile o chi è di competenza. Il terzo progetto che abbiamo presentato riguarda gli alloggi ERP di proprietà del comune. Sono 10 alloggi per i quali si potrebbe effettuare una manutenzione col massimo per ogni alloggio, questo purtroppo è previsto dalla legge, di 45.000 euro. In totale avremmo presentato un progetto di 585.000 euro. Questo è il riepilogo generale di questo programma. Oggi dovremmo approvare la convenzione fra i comuni, tutti gli altri l'hanno già approvato nel testo da noi proposto, credo siamo rimasti gli ultimi o i penultimi, entro il 30 o 31 comunque tutto deve essere concluso. Mi sembra non ci sia altro, non è PNRR, ci tengo a precisarlo, è una misura ordinaria PORFESR, sono fondi europei distribuiti dalla Regione. Passo la parola al Sindaco Susanna. Direi che la delibera è stata spiegata interamente e anche proposti i progetti. Sono progetti che, ai quali teniamo tantissimo, soprattutto per quanto riguarda il co-housing. Riteniamo che l'esperienza della condivisione degli spazi tra anziani autosufficienti e nuclei con minori svantaggiati e donne in difficoltà, riteniamo che sia la formula migliore per rispondere a delle esigenze sociali che ci vengono manifestate, vorrei dire quotidianamente, da parte dei nostri cittadini. Quindi altrettanto importante è sicuramente la pista ciclabile. A tal proposito ho verificato quel fatto emerso in commissione, in realtà avevate chiesto l'illuminazione di quel tratto, non la pista ciclabile. Sì, abbiamo verificato. E pertanto, a parte questo che è quasi una battuta perché ha poca importanza, direi che le esigenze di piste ciclabili sono documentate e documentabili da ogni consigliere, perché credo che ciascuno riceva sollecitazioni in tal senso. Adesso c'è un po' una richiesta importante per quanto riguarda la mobilità sostenibile, poi come dicevamo in commissione è strano perché anche laddove ci sono le piste ciclabili sono pochi quelli che le utilizzano. Ringrazio il signor Sindaco, prego, lascio la parola al consigliere Lava. Sì,
Sì, grazie. Molto brevemente, Sindaco, io vorrei, sì, una battuta veloce. Noi abbiamo chiesto l'illuminazione e la pista nel limite del possibile, stante sti benedetti personaggi con biciclette senza fanali e soprattutto i monopattinini là, che incombinano tutti i colori. Quindi l'abbiamo chiesto, ma poca importanza, l'importante è che si faccia. Grazie. Bene, ricordo che questi argomenti sono stati trattati tutti in commissione consiliare. Se c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa, se no apriamo per le dichiarazioni di voto. Capogruppo Mariuzzo, prego, dichiarazione di voto. Noi voteremo favorevoli. Grazie. Capogruppo Lava? Sì, favorevoli. Grazie. Capogruppo Bars? Sì, come visto in commissione, favorevoli. Grazie. Poniamo la delibera in votazione. Consiglieri presenti 16, per alzati di mano i favorevoli. Ad unanimità il Consiglio approva. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Consiglieri presenti 16, per alzata di mano i favorevoli. Ad unanimità approviamo anche l'immediata eseguibilità. Allora, iniziamo ora una serie di delibere propedeutiche poi all'approvazione del bilancio. Partiamo con allora il punto numero 6, imposta municipale propria IMU 2023. Conferma aliquote e detrazioni. Signor Sindaco, prego. Sì, la delibera propone di confermare per l'anno 2023 le seguenti aliquote e detrazioni IMU già vigenti per l'anno 2022, in particolare lo 0,96% di aliquota ordinaria, lo 0,6% dell'aliquota applicabile all'abitazione principale e relative pertinenze solo per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 con detrazione di 200 euro, lo 0,6% come aliquota applicabile agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado nei quali il concessionario fissi la residenza e la dimora abituale, lo 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Grazie signor Sindaco, anche questo argomento è stato trattato in commissione. Se ci sono interventi, andiamo allora con le dichiarazioni di voto. Capogruppo Mariuzzo? Noi voteremo favorevoli. Grazie. Capogruppo Lava? Favorevoli. Capogruppo Bars? Favorevoli. Grazie. Mettiamo la delibera in votazione. Consiglieri presenti 16, per alzata di mano i favorevoli. Ad unanimità il Consiglio approva, votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto, consiglieri presenti sempre 16, per alzata di mano i favorevoli. Ad unanimità approviamo anche l'immediata eseguibilità. Punto numero 7, addizionale comunale IRPEF 2023, conferma aliquota. Signor Sindaco, prego. Sì, la delibera propone di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF pari allo 0,8% già vigente per l'anno 2022 e anche la soglia di esenzioni per redditi fino a 10.000 euro già vigente per l'anno 2022, al pari degli anni precedenti fino a 10.000 euro l'aliquota dell'addizionale comunale non è applicabile, quindi si paga solo sui redditi superiori a 10.000 euro. Grazie signor Sindaco, ci sono interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Capogruppo Mariuzzo? Sì, noi voteremo favorevoli. Grazie. Capogruppo Lava? Favorevoli. Capogruppo Bars? Favorevoli. Grazie. Poniamo in votazione la delibera. Consiglieri presenti 16, per alzata di mano i favorevoli. Consiglio approva ad unanimità. Poniamo in votazione anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Consiglieri presenti 16, per alzata di mano i favorevoli. Ad unanimità approviamo anche l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto numero 8, verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, le attività produttive terziarie da cedersi in proprietà o in diritto di superficie. Determinazione dei prezzi di cessione anno 2023, piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili comunali. Signor Sindaco, prego. Sì, rispetto alla pari delibera fatta l'anno scorso vengono confermati tutti i valori, l'unica eccezione è quella di inserire nel piano di valorizzazione dei beni immobili gli alloggi comunali situati in via Pietrei Civici 102, 122 e 126, in via Rorai numero 11, in via Pace numero 7 e 9 e in via Dante numero 23, facendo salvi ulteriori alienazioni e dismissioni che potranno derivare nel corso dell'anno. Sostanzialmente inseriamo nel piano vendite una serie di edifici comunali che sono
attualmente non utilizzati e che necessitano di interventi importanti di riqualificazione che in questo momento l'amministrazione comunale non è in grado di sostenere. Avendo ricevuto richieste da parte di numerosi cittadini rispetto all'eventuale acquisto di questi immobili per una ristrutturazione privata, a seguito di perizie saranno posti nel piano alienazione vendite. Come ricordavamo in commissione, è stato chiesto anche al dirigente responsabile Agostino Furlanetto, l'iter presuppone l'approvazione successiva in regione e quindi poi la successiva alienazione mediante asta. Grazie signor Sindaco. Interventi? Dichiarazione di voto, capogruppo Maiuzzo. Sì, noi voteremo favorevoli. Grazie, capogruppo Lava. Favorevoli. Capogruppo Bars. Favorevoli. Grazie. Mettiamo in votazione la delibera. Consiglieri presenti 16 per alzata di mano. Ad unanimità il consiglio approva. Poniamo in votazione anche l'immediata eseguibilità. Sempre consiglieri presenti 16. Per alzata di mani favorevoli, ad unanimità approviamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Passiamo al punto numero 9, programma dei contributi relativi agli edifici di culto, riparto esercizio finanziario 2023. Sindaco, prego. Sì, la legge regionale 44 dell'87 prevede che una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria debba essere accantonata e riservata dai comuni per gli interventi relativi alle chiese e agli altri edifici religiosi e che tale quota corrisponda all'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria. Sulla base della previsione di oneri di urbanizzazione secondaria per l'esercizio finanziario 2022, destiniamo la somma di 7.000 euro quale quota per l'anno 2023 degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare all'edilizia di culto. A questo poi riceveremo le richieste da parte delle varie parrocchie e saranno destinati a rotazione appunto ai richiedenti. Grazie signor Sindaco, se non ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Capogruppo Maliuzzo. Noi voteremo favorevoli. Grazie. Capogruppo Lava. Favorevoli. Capogruppo Bars. Favorevoli. Poniamo in votazione la delibera, consiglieri presenti 16 per alzata di mano i favorevoli, ad unanimità il consiglio approva, votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto, sempre consiglieri presenti 16, ad unanimità approviamo anche l'immediata eseguibilità. Punto numero 10, tari, modalità e termini di pagamento anno 2023 e successivi, signor Sindaco prego. Sì, la delibera prevede queste scadenze di versamento della TARI per l'anno 2023 seguenti, salvo modifiche. Prima rata scadenza 30 giugno, seconda rata scadenza 31 ottobre, queste due prime rate sono calcolate sulla base della tariffa dell'anno precedente, mentre la terza rata scadente il 16 dicembre è il saldo e il conseguente conguaglio delle tariffe relative al 2023. Grazie. Se non ci sono interventi passiamo direttamente a dichiarazione di voto. Capogruppo Maliuzzo. Favorevoli. Grazie. Sì, capogruppo Lava. Favorevoli. Grazie. Capogruppo Bars. Favorevoli. Grazie. Mettiamo in votazione la delibera, consiglieri presenti 16 per alzata di mano i favorevoli, ad unanimità il consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. Consiglieri presenti 16, ad unanimità approviamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Passiamo alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione bilancio e previsione 2023, pluriennale 23-25 relativi allegati. Signor Sindaco, prego. Sì, allora abbiamo parlato anche in commissione di questo bilancio di previsione del 2023-2025. Allora, ci sono alcuni capisaldi che vengono confermati con questo bilancio al pari di quello che abbiamo fatto negli anni precedenti e sono, innanzitutto, nessun taglio ai servizi erogati dall'ente alla cittadinanza, la razionalizzazione delle spese, ad eccezione delle spese dedicate ai servizi sociali, nessun aumento delle imposte e tasse comunali, il mantenimento dei rapporti con le associazioni di volontariato che erogano servizi a favore della collettività e che costituiscono il braccio armato dell'amministrazione, la conferma della lotta all'evasione fiscale e quindi della messa in atto di tutti i necessari adempimenti per la riscossione di quanto non pagato volontariamente dai contribuenti. E il sesto punto è la programmazione delle risorse per investimenti in opere e lavori pubblici. Abbiamo detto però in commissione, qui lo ribadisco davanti ai cittadini e davanti a questo consiglio, che non è un bilancio facile,
non è un bilancio che ci dà grandi spazi di manovra, e questo perché da anni, purtroppo, i nostri bilanci sono caratterizzati almeno da due aspetti fondamentali, da due faticosità, chiamiamole così. Allora, innanzitutto il disavanzo tecnico di amministrazione, che è emerso a seguito della riforma del 2015 e quindi del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, che ha comportato appunto un disavanzo tecnico che ci porteremo avanti per i prossimi 30 anni dal 2015, quindi un po' di anni li abbiamo già assorbiti. E la seconda cosa è che abbiamo un accantonamento obbligatorio a un fondo che si chiama Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che negli anni scorsi era del 70%, quest'anno del 100%, quindi un ulteriore adempimento che si aggiunge a quelli degli anni precedenti e che crea questo fondo che, sebbene è un fondo importante per garantire la corretta riscossione delle entrate soprattutto, è un fondo però che è importante e che ci limita notevolmente nelle nostre spese. Vi ricordo che l'anno scorso avevamo approvato all'unanimità, se la memoria non mi inganna, una delibera per cercare di convincere il governo a ridurre le percentuali di accantonamento a questo fondo. Al momento, prego? Ah, mi sembra. Al momento mi sembra che questa proposta sia inascoltata, ma ciò non toglie che stiamo continuando a insistere con gli enti subordinati, con il Parlamento, con i nostri parlamentari, affinché prendano almeno in considerazione questo problema. L'altro elemento di cui abbiamo parlato in commissione e che è noto è l'aumento dei consumi energetici, che è un elemento sicuramente da monitorare. E volutamente noi come amministrazione abbiamo scelto di non spegnere i lampioni durante l'orario notturno e di cercare di mantenere appunto l'illuminazione, nonostante sia un elemento significativo del nostro bilancio. Questo perché? Perché innanzitutto sappiamo che purtroppo le ore serali sono quelle più utilizzate dalla criminalità per compiere furti nelle abitazioni o anche per le nostre attività produttive, e poi perché ad esempio spegnere i lampioni per zone avrebbe diviso il territorio in zone di tipo A e zone di tipo B, creando una discriminazione tra i cittadini che non potevamo accettare. Abbiamo però durante il periodo notturno, nelle ore proprio centrali della notte, dove non vengono compiuti furti, abbiamo spento anche noi i lampioni. È chiaro che questo non è sufficiente. L'abbattimento dei consumi energetici va affrontato in modo preciso, cercando di trovare una strada che ci conduca veramente ad un risparmio importante. Siamo legati dal 2012, se non sbaglio, al famoso progetto Elena. È un progetto che riguarda tutti i comuni della città metropolitana, al quale io tengo a sottolineare non ho mai avuto tanto entusiasmo per questo progetto, primo per le lungaggini, per la burocrazia che sta dietro a questo progetto, e poi perché avremo sicuramente ottenuto un risultato importante anche avvalendoci dell'iniziativa privata. E abbiamo avuto diverse richieste da parte di società che erano pronte ad investire nel nostro territorio e ad esempio a cambiare le lampadine a LED, con lampadine a LED. Purtroppo però siamo vincolati da questo progetto. Uscire da questo progetto avrebbe comportato il pagamento di penali e quindi abbiamo deciso di proseguire al pari di tutti gli altri comuni in questo progetto. È un progetto che finalmente pare che vedrà la luce, e non è un gioco di parole, a breve, e quindi confidiamo che questo risparmio dell'80% del consumo energetico per l'illuminazione pubblica diventi presto realtà. Il progetto costerà a questa amministrazione 50.000 euro e a tal proposito nel rendiconto che andremo ad approvare entro il 30 aprile ci sarà una quota vincolata per questo scopo. Gli esiti si dovrebbero vedere già nell'ultimo trimestre di quest'anno, ma in questo bilancio in questo momento non ne teniamo conto, perché preferiamo prima vedere un attimo degli avanzamenti rispetto a questo progetto. Abbiamo anche in mente di investire di un incarico importante i famosi energy manager, cioè i manager dell'energia che valuteranno per i nostri edifici e per la nostra realtà quali sono gli strumenti da adottare per la riduzione dei consumi energetici.
Allora, analizzato il bilancio per macro voci, poi mi pare che ciascun assessore dovrà avere una relazione, per il 2023 si prevedono entrate complessive per 15.614.541 euro, a fronte di entrate assestate 2022 di 20.413.856. Già da qui abbiamo 5 milioni in meno rispetto al 2022, questo è, rileva nel titolo quarto in conto capitale, perché da 6.093.946 euro passiamo a 3.360.000 euro, e questo è principalmente dovuto al fatto che nel 2023 non sono stati inseriti alcuni progetti PNRR che dovranno essere finanziati. La diminuzione delle entrate è anche al titolo 2, ovvero i trasferimenti correnti, che sono previsti 963.234 a fronte di un assestato 2022 di 1.586.677. Le entrate correnti sono invece sostanzialmente confermate, anche perché abbiamo votato poco fa la conferma di tutte le aliquote, quindi non ci aspettiamo grandi variazioni delle entrate correnti. Per le entrate al titolo quarto in conto capitale ho già commentato, il titolo 6 accensione prestiti è stato previsto un mutuo di 600.000 euro per la sistemazione delle strade. Abbiamo detto in commissione, qui lo ribadiamo, che è solo una prima tranche di un investimento importante che abbiamo intenzione di fare per andare a sistemare strade che hanno necessità di interventi e che sono ferme lì almeno da 30 anni. Quindi è necessario fare questo lavoro certosino, che è iniziato parecchi mesi fa con l'ufficio tecnico, di monitoraggio dell'intero territorio, suddivisione delle strade in base alla pericolosità e alla frequentazione, e quindi poi alla predisposizione di un piano di attacco per l'asfaltatura di tutte le strade, che confidiamo di terminare ovviamente con il mandato che stiamo svolgendo, quindi nel 2026. La prima tranche è stata già inserita di 600.000 euro, anche perché poi dobbiamo valutare la possibilità di sostenere la quota del capitale che pesa in ogni esercizio. Sul fronte delle spese correnti, se vedete 2023, 2024, 2025, si prevede una diminuzione costante degli anni a venire, che però non si traduce in una diminuzione dei servizi essenziali o sociali rivolti ai cittadini, ma in una razionalizzazione e contenimento dei costi di struttura e dei costi energetici. Come ho detto in premessa e come appunto ho detto in commissione e dico anche adesso, è un bilancio comunque, è un bilancio difficile, è un bilancio che dà molte preoccupazioni. Ciò nonostante continueremo a far fronte ai servizi dell'ente, quindi a derogare i servizi alla cittadinanza, con un occhio attento e pronti a correggere il tiro qualora qualche fatto non dovesse verificarsi, quindi qualche entrata non dovesse essere poi riscossa. Grazie signor Sindaco, ritengo abbastanza esaustiva l'esame complessivo che è stato fatto, perciò se per il Consiglio va bene diamo per depositate le relazioni per ciascun assessorato in segreteria a disposizione dei consiglieri se vogliono prenderne atto, e apriamo il dibattito se ci sono interventi. Prego consigliere Mariuzzi. Sì, grazie Presidente. Mi limiterò a dare un po' un quadro, una cornice, e poi ci sono dei rilievi anche per quanto riguarda i miei colleghi. Nelle ultime settimane abbiamo lavorato per giungere preparati qui in Consiglio. Questo lo dico per ringraziare i professionisti e gli uffici che non ci hanno fatto mancare, come sempre, grande disponibilità e competenza per le questioni che gli abbiamo sottoposto. Lo dico anche con una punta di amarezza, come rilevato anche dal sindaco, ci troviamo a discutere un bilancio arido, purtroppo. Noi invidiamo le consigliature dei decenni scorsi in cui le maggiori economie nelle casse comunali permettevano lunghi scambi, lunghi dibattiti di vedute anche sul versante politico in sede di bilancio. Noi siamo ancora una volta vincolati a discutere un bilancio che si concentra quasi unicamente sulla parte corrente, e ovviamente nessuno di noi crede che questa sia una colpa da imputare all'amministrazione comunale.
però il rilievo politico che abbiamo già sollevato anche negli scorsi anni e che risolleviamo a gran voce anche quest'anno è che secondo noi non è perseguito fino in fondo lo sforzo a poter esplorare anche vie diverse per dare nuova linfa al bilancio, e vado un po' a declinare questo rilievo, questo pensiero. Conosciamo tutte le difficoltà del contesto odierno, la nostra insoddisfazione è proprio questa, parlare solo di spesa corrente è escludere dal dibattito l'impronta futura che vogliamo dare anche sul lungo termine al nostro comune, e questo è anche un peccato considerando le potenzialità che il nostro territorio ha, uniche. Si dovrebbe secondo noi con urgenza trovare delle soluzioni alternative per dar linfa al bilancio, anche perché contrarre nuovi mutui non può essere la soluzione con cui pensare di procedere sistematicamente, si rischia solo di aggravare i debiti sulle spalle dei concittadini che già ci sono, senza andare a risolvere in maniera organica quelle che sono le questioni principali della nostra comunità e del nostro territorio. Le nostre non sono contrarietà a prescindere o comunque per partito preso o fine a se stesse soprattutto. Noi pensiamo che strade accessibili per dare una sferzata a questo contesto oggettivamente difficile potrebbero essere, per esempio, istituire formalmente una delega e incaricare qualcuno, quindi, o un gruppo di persone con cui si affronti in maniera organica il nodo del reperimento fondi alternativo nelle varie sedi in cui essi possono essere recuperati, sganciati, o l'avvalersi di figure competenti, per esempio, che possano ottimizzare i costi del funzionamento delle strutture comunali, per esempio, e tentare l'abbattimento quindi delle loro onerosità. Chiediamo che in primo luogo quindi venga fatto uno sforzo in questa direzione, altrimenti chiudere il bilancio rimarrà sempre una questione complicata e non avremo mai spazio per poter avere grandi discussioni sull'impronta di futuro che vogliamo dare al nostro comune. Questo è il punto politico su cui ci soffermiamo ancora una volta e su cui ci concentriamo i nostri rilievi e che quindi andiamo a chiedere a gran voce e in cui esprimiamo insoddisfazione da parte nostra. Fatta questa cornice, a chiedere due punti un po' più precisi. Abbiamo rilevato, insomma, che il DUP, e lo sappiamo tutti, non è un documento vincolante, però al contempo è comunque un documento, un quadro delle scelte che l'amministrazione comunale intende intraprendere. Quindi volevamo chiedere in questa sede, per esempio, con quali tempistiche, inserendoli nel DUP, si sia pensato che possano quindi entrare nelle scelte che l'amministrazione intraprende, per esempio il biciplan e nello specifico il tratto centro-villaggio al bosco e la chiusura dell'anello ai campi sportivi. Grazie. Grazie consigliere Mariuzzo. Sì, se ci sono altri interventi, se no diamo risposta. Prego signor Cino. Sì, meglio fare una risposta alla volta, sennò dopo fai confusione. Allora, per quanto riguarda il bilancio, allora sì, è vero, io l'ho detto in premessa che è un bilancio faticoso, è anche vero che non è che non facciamo nessun investimento, abbiamo tutta la parte del PNRR che stiamo sviluppando e che anche questo è un lavoro impegnativo per gli uffici e importante, che vedrà il sorgere comunque di numerosi interventi nel nostro territorio. Per quanto riguarda la delega per reperire fondi alternativi, allora premesso che è chiaro che delle professionalità specializzate sono sempre da preferire, è altresì vero che il confronto anche in conferenza dei sindaci da parte mia, da parte del vice sindaco quando appunto è lui delegato, è costante e riscontriamo che anche chi si è rivolto, e penso ad esempio al comune vicino, a San Donà di Piave, a queste figure, non è che ha trovato
la soluzione di questi problemi. Purtroppo i finanziamenti sono quelli. Io ritengo, ad esempio, però questa probabilmente è una mia impostazione, che in questi anni abbia funzionato da parte di questa amministrazione anche il confronto con gli enti sovraordinati per l'ottenimento di risorse da altri enti. Ricordo i numerosi interventi che sono stati fatti grazie alla città metropolitana e che erano attesi da tantissimi anni, come ad esempio la piazzola di sosta a Castaldia per gli autobus, che io penso, non so, me l'abbiano segnalato non so quanti cittadini, il parcheggio scambiatore che tra l'altro è appena finito ed è stato realizzato veramente in un modo veramente impeccabile. Infatti chi non l'ha visto faccia un giro, perché veramente è stato fatto un lavoro eccellente che ha messo ordine in un punto di difficoltà. Poi sono state asfaltate delle strade, insomma c'è sempre stato un continuo confrontarsi con questi enti per cercare di ottenere delle risorse. Quindi ritengo che questo sia significativo e che sia una bella strada per trovare dei fondi. Per quanto riguarda poi il fatto di fare nuovi mutui, allora a me piace dire questa cosa qua, penso di averla detta tante volte, applico nell'amministrazione del comune la stessa logica che dovrebbero applicare a casa. A casa, quando si hanno da fare interventi importanti, quindi non la spesa ordinaria, ma quando si devono fare spese straordinarie, acquistare immobili o fare degli interventi di ristrutturazione importanti, purtroppo ci si avvale dell'aiuto delle banche. Il problema non è fare dei mutui, il problema è avere la capacità di pagarli i mutui, perché chi fa mutui senza poterli pagare è un incosciente, chi fa mutui con la certezza e il conteggio di poterli pagare si dà una possibilità e in questa maniera riesce a fare degli investimenti. Nessuno al mondo fa investimenti al giorno d'oggi senza ricorrere all'aiuto delle banche, e in questo senso abbiamo una cassa depositi e prestiti che insomma dà un aiuto agli enti. Per quanto riguarda poi i due quesiti puntuali, allora il BC Plan è nella nostra programmazione. È chiaro che per poter progettare il BC Plan è necessario avere delle risorse, e non dico che l'abbiamo messo in seconda battuta, ma non possiamo neanche sovraccaricare gli uffici di adempimenti. In questo momento sono già molto impegnati con il PNRR e sono altrettanto impegnati anche con tutta questo lavoro certosino di perlustrazione delle strade per trovare gli elementi di difficoltà. Per quanto riguarda poi l'anello è interessante, nel senso che rientra nel 1.250.000 euro di finanziamento che abbiamo avuto con la città metropolitana e di cui si sta parlando in questi giorni nei giornali. Pare che i grandi stadi di Venezia e Firenze siano stati bocciati dalla Commissione europea. Però pare anche che per i piccoli, dalle informazioni che abbiamo, che per i piccoli comuni, per gli interventi dei piccoli comuni, si dovrebbe proseguire con questo piano integrato. Quindi a quanto pare, però usiamo veramente il condizionale perché qua è difficile valutare, noi siamo avanti con tutta la progettazione che riguarda sia il quarto campo da calcio, sia l'anello perimetrale e la chiusura dello stesso, sia la famosa area di sgambamento cani. E poi sui cani magari in rendiconto faremo delle valutazioni, perché viene tanto richiesta questa area di sgambamento cani, però bisogna anche saper tenere i cani dopo, quindi faremo delle valutazioni, abbiamo in mente un progetto su questo. E quindi tutto questo rientra nella programmazione nel 1.250.000 euro che arriva da questo piano integrato e che confidiamo insomma possa, noi siamo nei tempi, noi siamo in grado di rispettare la scadenza del 2026 per la realizzazione completa, compresa la progettazione e la realizzazione. Nel frattempo, anche se non c'entra con l'anello perimetrale, gli impianti sportivi stanno per essere ultimati i lavori della realizzazione dei due campi da padel, dovremo esserci per la fine di aprile. Grazie signor Sindaco. Consigliere Lava, prego. Sì, grazie. Allora, in primis non sono molto contento che le relazioni degli assessori non siano state perlomeno prodotte in fase di convocazione del Consiglio o nei giorni successivi, in maniera tale che perlomeno si arrivava con le idee chiare su
cosa esternavano gli assessori, che potrebbe essere interessante, ma comunque non importa. Detto ciò, noi capiamo, sappiamo tutte le difficoltà che ci sono non solo nelle amministrazioni pubbliche per gestire i bilanci, per far guardare i conti, che diventa sempre più difficile in tutti i momenti e a tutti i livelli, però diciamo anche che qualche scelta diversa potrebbe essere stata fatta a suo tempo. Io l'ho già detto in altri momenti, lo torno a dire, c'era il famoso piano di Paolo Dalla Vecchia, sottoscritto anche da questo comune, da tutti quanti i 44 comuni della provincia di Venezia, dove i comuni si impegnavano a consumare per il 20% in meno di energia entro il 2020. Stiamo parlando di tanti anni fa. Resta il fatto che nessun comune ha fatto niente, quindi compreso Musile. Quindi se adesso siamo in situazione che le bollette ci strozzano, e non solo quelle, forse facendo scelte diverse e già preannunciate per tempo potevano influire positivamente nei vari bilanci. Io mi sono preso due o tre appunti, non ho preparato relazionette, vorrei soltanto evidenziare che comunque quello che andiamo a vedere qua a livello bilancio è, se non è mutuo, è PNRR, quindi sempre debiti che i cittadini contraggono comunque, che poi li paghiamo attraverso regione, governo, Stato, quello che vogliamo, sono sempre le tasche nostre. Quindi non vedo visioni particolari. Tra l'altro, per quanto riguarda il PNRR, vorrei ricordare quello che sta emergendo a livello stampa in questi giorni, detto dall'autorevole ministro Fitto, che testualmente ha scritto che alcuni progetti sono impensabili, non verranno fatti. E quindi non vorrei che andiamo avanti con pie illusioni, bisognerebbe iniziare a camminare con anche un po' che le gambe nostre. Sto pensando, per esempio, tanti anni fa in questi banchi c'era una persona che per me è un mito, che è Guido Vazzola, che andava a caccia di fondi, ha fatto spettacoli, interventi, eccetera, senza toccare minimamente le casse pubbliche. Penso a Cavallino, che Cavallino una volta era all'estrema, a passare il ponte di Cavallino era come andare nel terzo mondo, è diventata una realtà economica, eccetera, ben alle spiagge, però si sono dati a fare con agricoltura, con un'amministrazione che ha accompagnato i cittadini in percorsi importanti, tanto che si sono fatti una pista ciclopedonabile, la più famosa d'Europa, in autofinanziamento, il che mi ha fatto veramente pensare. Comunque, detto ciò, vorrei puntualizzare due o tre cosette. Vabbè, vediamo qua dai bilanci in entrata i contributi per l'energia praticamente dimezzati. Vabbè, non è colpa del comune, ma si subisce. Poi vediamo i trasferimenti della regione per quanto riguarda, per esempio, contributi a persone non autosufficienti, che passa da 275.000 a 175.000, che poi lo ritroviamo anche nelle uscite. Chiaramente, se non entrano non si spendono. Non so come si possa dire che non viene intaccato minimamente quello che è l'aspetto cittadini, perché per esempio qua c'è attività sociali da 10.000 a 5.000, per centri estivi da 11.000 erotti a zero, sempre dalla regione, interventi a favore dei minori in situazioni di disagio da 30.000 si passa a 20.000, quindi la penalizzazione c'è. Portate pazienza, ma mi sono preso un po' di appunti. Poi, per il trasporto scolastico da 6.000 si va a zero, da 13.000 si va a zero. Regione per servizi all'infanzia da 36.000 si va a 25.000, quindi qualcosa qua non funziona in termini di entrate.
che chiaramente dato anche da ecco, in compenso vedo il ponte di Barche che da 90.000 va a 140.000, probabilmente la bretella sta iniziando a dare i propri frutti. Cosa troviamo qua? Va bene, questo non c'entra, portate pazienza un attimo, ma sarò fulmineo, ma volevo evidenziarti un po' di punti qua. Poi cosa abbiamo qua? Va bene, sempre a livello PNRR troviamo tutta una serie di somme in ingresso che poi le troviamo anche nel piano triennale, dove troviamo i capitoli con i soldini, ma effettivamente non ci sono. Quindi con cosa si va a fare? Le uniche cose certe che io ho visto qua in questo bilancio sono 80-90 mila euro che poi vediamo nel prospetto e i 600 mila di mutuo, che comunque è... ecco, poi trovo un mutuo per via Mille Pertiche. Allora, io vorrei ricollegarmi un po' all'argomento di prima del famigerato camion proiettato verso via Fizzi, per dire che ci sono delle strutture, delle aree, delle strade che sostanzialmente non possono reggere quel traffico, quel tipo di traffico. Quindi va ben salvaguardare le attività economiche, ci mancherebbe, però va altrettanto salvaguardato l'interesse pubblico e vanno verificati i perché e per come determinate strade sono puntellate e hanno bisogno di manutenzione continua. Quindi per quello prima nella domanda di attualità evidenziamo il fatto di monitoraggio preventivo, che quello si può fare in poco tempo e magari con qualche divieto d'accesso, con qualche limite di peso, si possono anche avere dei risparmi. Poi cosa abbiamo qua? Qua stiamo parlando delle entrate. Poi, ecco, poi abbiamo la famosa casa Furlanetto, che abbiamo sempre ancora qua un altro mutuo a 100.000. Che adesso farò la domanda, l'accesso agli atti, vorrei andare a capire quanti soldi sono stati investiti in quella struttura. Poi che sia ereditata dal passato, che l'abbia fatta chi si vuole, ma comunque è una spesa continua per l'amministrazione comunale, quindi per la cittadinanza. Queste sono le entrate. Rapidamente, molto rapidamente andrei alle uscite, e qua insomma, e qua. Va bene, allora, per primo trovo qua l'aumento di 10-12 mila euro dell'indennità di carica sindaco assessore, data l'inflazione, e quindi va bene. Poi cosa abbiamo? Spese per liti e atti 50-60 mila euro trovo siano eccessive, cioè cerchiamo di essere un po' più calmetti e evitiamo di, se si può. Poi cosa vediamo qua? Allora, sì, qua spese per gestione degli alloggi di proprietà. Quindi abbiamo fatto qualche settimana fa una delibera dove abbiamo preso la decisione di scaricare tutto o incaricare l'ATER di gestire tutta quanta l'argomento delle abitazioni, eccetera. E qua però vedo da 15.000 di spese per le case ATER, appunto, andiamo a 40.000. Boh, mistero. Abbiamo fatto una cosa utile o cosa abbiamo fatto? Non lo so. Dopo troviamo sempre la famosa società Musile Servizi, sempre ferma là, quei 3, 4, 5 mila euro tutti gli anni che se ne vanno, e si dice sempre che è in fase di chiusura, ma è sempre là bella aperta. Quindi bisognerebbe capire, sempre in un'ottica di razionalizzazione, a cosa serve e perché soprattutto non si chiude. Ecco qua, ecco questa qua mi piace, abbiamo visto da 10.000 euro di acqua per le fontane, per il verde pubblico, abbiamo quest'anno 5.000 euro in previsione, bene, però l'emergenza idrica l'avevamo anche l'anno scorso, quindi va bene esserci arrivati, magari con un po' in ritardo, ma va bene. Ho appena 200-300 righe fatte, quindi adesso arrivo subito. Poi, ecco, poi andiamo nelle varie strutture che il sindaco prima ha detto che sono fiori all'occhiello, per carità, e andiamo a livello volontariato, eccetera. Troviamo gestione centro diurno anziani 35.000 euro.
manutenzione strade comunali 15.000, quindi abbiamo più investito là che in altre parti. Efficientamento energetico che troviamo poi nei piani dei triennali, 90.000 euro previsti, ma sono previsti per tutti gli anni, quindi ci sono o non ci sono questi soldi? E li mettiamo come uscita. Aspetta che adesso arrivo. Portate un po' di pazienza, ma guarda che qua. Ecco, vedo che c'è finalmente i soldi per ripristinare il capitello. Io non so. Posso parlare? O? Bene. Aspetto il sindaco se vuole. No, era per il segretario che deve andare in altro comune. Va bene. Poi abbiamo tutta una serie di incentivi per la produttività degli uffici, sono stipendi, quindi non si discute, per carità. Aspetta un attimo. Ecco, poi qua abbiamo visto stipendi e vigili urbani che da 176.000 sono andati a 208.000, presumo sia stato assunto o sia in previsione di assumere un vigile o mezzo vigile dato il coso, comunque sono soldi in più in uscita. Poi abbiamo, ecco qua, allora, spese per controllare la strada, parliamo di volontariato, abbiamo 45.000 euro per vigilare la strada, per vigilare il territorio, per vigilare tutta una serie di cose. E arriviamo alla bellezza di, portate pazienza, che qua un po', arriviamo alla bellezza di 180.000 euro date al volontariato. Allora io mi chiedo che volontariato è questo qua, perché mi risulta, ho fatto un accesso agli atti per la questione di Musile volontariato, la gruppo volontariato Musile, e ho visto la rendicontazione che francamente mi ha dato molto da pensare. Mi chiedo, sti soldi se vengono dati a pioggia, mi chiedo come mai esistono dei listini veri e propri, dei compensi dati. Allora capisco che vengano sostanzialmente rimborsate le spese, ma che ci siano delle tariffe cosiddette orarie, anche no. Cioè, qua stiamo parlando di volontariato a pagamento, o forse stiamo parlando di una sorta di pseudo dipendenti comunali, perché sono molto assimilabili. Attenzione a questi passaggi qua. Comunque troviamo 180.000. Però poi troviamo, e questa qua è la cosa che troviamo, spese di funzionamento istituto comprensivo, da 302.000 andiamo a 245, quindi riduzione, mentre rimane invariato lo scandaloso importo regalato al portico di 130.000 euro all'anno. Quindi qua, da quello che percepisco io a livello bilancio, si dà precedenza alla scuola privata, molto privata, rispetto alla scuola pubblica, credo non sia molto, molto serio. Allora, cos'è qua? Poi il trasporto effettuato da terzi per il servizio scolastico da 205.000 a 180.000, quindi c'è una riduzione di cosa? Sì, c'è una riduzione di quello che è sostanzialmente il servizio che viene reso alla cittadinanza. Scusatemi, oggi due o tre punti, poi ho finito. Cosa troviamo? Sì, sempre i fondi PNRR messi come 1.200.000, penso sia per gli impianti sportivi, poi troviamo però 000 per il 2023, 2024, 2025, quindi sarebbe a capire se abbiamo certezza che arrivino questi fondi. Mi fa piacere che vi divertiate, ma io qua vedo zero e vedo un bilancio che è praticamente poco appetibile come possibilità di approvazione. Poi cos'è? Ecco, un altro bubonetto qua che troviamo puntualmente nel bilancio è l'argomento
dell'ex cromatura, che è una cosa che resta sempre ferma là, e qua non si capisce se è sistemato totalmente l'aspetto inquinamento, se ci sono soldi ancora da pagare o, che, o, cosa, o com'è la situazione. Ci resta il fatto che comunque una cosa che si trascina da anni e anni e anni ancora sempre ferma là, quindi sarebbe bene anche che il cittadino sapesse se stiamo ancora con la falda inquinata o a che livello siamo. Poi ecco qua, come dicevo prima, troviamo le spese per le persone non autosufficienti legato a quello che è l'introito della regione, che va da 275 e scende a 175, quindi sindaco mi diventa difficile comprendere perché lei dica che per i cittadini non ci sono riduzioni. In compenso troviamo la protezione civile con 5.000 euro, che magari sarebbe più interessante finanziare la protezione civile rispetto ad altre situazioni. Penso che più o meno ho toccato più o meno tutti i punti. Mi spiace tirar fuori queste cose, però sostanzialmente sono tutte cose che secondo il nostro punto di vista incidono nel bilancio per scelte politiche legittime, ma che portano a situazioni che non condividiamo. Lascio a voi la fantasia a pensare se voteremo favorevoli o meno. Grazie. Grazie Capogruppo Lava. Volevo sottolineare una cosa, che la scelta di non dar lettura delle relazioni da parte degli assessori è stata una scelta mia dovuta alla serata, nel senso che diamo modo di aprire dibattito. Se ci sono motivazioni o richieste da fare agli assessori, chiaramente sono qui disponibili. Era solo per accelerare i lavori del Consiglio. Se ritiene, siccome vi ho guardato e stavate annuendo, ho dato per consolidato insomma che la risposta fosse affermativa. Se ci sono esigenze particolari, poniamo in aula le relazioni. Prego, consigliere. Sì, sono depositate, lo so. Io, ma che sono depositate mi fa piacere, ma io non so cosa pensa l'assessore di competenza sul suo operato, eccetera, che programmi ha e cosa intende fare, quindi mi diventa difficile anche fare domande. Io sono qua, io il tempo credo sia prezioso per tutti, si poteva tranquillamente leggere a casa, tranquillamente, senza mettere agli atti e lasciarlo là. Comunque, per carità, tanto cambia pochissimo, sa, però mi sarebbe piaciuto conoscere, appena finito, continuo, mi sarebbe piaciuto conoscere il pensiero dei vari assessori sul loro operato e soprattutto su cosa intendono fare per il loro referato e per andare fuori da una situazione che francamente mi sembra non troppo edificante. In quel senso là intendevo averlo prima. Bene, allora grazie consigliere. Lascio al signor sindaco che dia risposta delle sue richieste, dopodiché ciascun assessore espone le relazioni, così siamo tutti a posto. Prego signor sindaco. Allora, è anche un po' difficile rispondere a tutti questi punti, perché magari la commissione la facciamo anche per questo motivo qua. Cercherò di essere, diciamo, il più sintetica possibile. Per quanto riguarda le considerazioni su Guido Vazzola e Paolo Della Vecchia, io veramente non credo neanche di conoscerli molto bene. In ogni caso non mi pare di aver mai letto negli atti del Comune particolari situazioni diciamo virtuose da parte di queste persone. Se hanno portato dei benefici all'amministrazione comunale passata e sono contenta, adesso guardiamo al futuro. Per quanto riguarda i Cavallino, allora vogliamo paragonare le entrate di Cavallino con quelle di Musile di Piave e quindi la possibilità di autofinanziare delle opere da parte di Cavallino e quelle di Musile. Cioè, vi ricordo che Cavallino, a parte l'imposta di soggiorno, ed è il comune più, con più accessi, con più persone che vanno in vacanza, perché hanno questi famosi camping che ospitano tante persone, ha anche istituito una ZTL. Io avevo provato a istituire una ZTL a Mille Pertiche, e qui mi collego all'altra considerazione che ha fatto rispetto all'usura delle strade, ma non è possibile perché c'è una normativa che vieta la creazione di zone di ZTL su strade di alto passaggio come sono le nostre.
Purtroppo bisogna accettare che Musile è un paese di passaggio, non abbiamo diritto a nessun pedaggio tranne quello del Ponte delle Barche, e il motivo per cui siamo passati a 100 e rotti mila euro, insomma a circa 60 mila euro in più di pedaggi, non è per la risagomatura bretella, come la vuol chiamare, ma perché abbiamo portato il pedaggio a 2 euro. Quindi questo è il motivo dell'aumento del passaggio, anzi probabilmente questi 2 euro, che era una promessa che avevamo fatto ai residenti insieme alla interdizione del passaggio ai camper e alle roulotte, sono delle risposte ai cittadini residenti ai Salsi. Per quanto riguarda la casa Furlanetto, beh guardi, sulla casa Furlanetto io direi di fare un consiglio comunale ad hoc e non vedo l'ora di farlo. Le dirò tutto quello che abbiamo speso sulla casa Furlanetto e anche il dispiacere con il quale sono stati spesi questi soldi da parte della mia amministrazione. È un'eredità di cui avrei fatto volentieri a meno. Per quanto riguarda poi l'ATER, l'abbiamo detto in un consiglio comunale, ma evidentemente è stato dimenticato, avevamo detto che avremmo speso un pochino di più perché il servizio che ci dà l'ATER è un servizio più composto rispetto a quello che ci dà lo studio dell'IA, ma questo ci serviva per, ad esempio, andare con più puntualità a riscuotere gli affitti delle persone che, quindi ad attuare tutte quelle procedure di riscossione coattiva, nonché anche alle manutenzioni ordinarie che necessitano i nostri alloggi. Per quanto riguarda il volontariato, beh guardi, io sul volontariato non è che voglio spendere tante parole. Il volontariato è volontariato, quindi mi dispiace che siano andati via i signori della Proloco, perché probabilmente qualche fastidio l'avrebbero avuto a sentir dire che è un volontariato pagato. Nessuno dei volontari viene pagato, viene dato un rimborso, un contributo all'associazione per poter proseguire l'attività, perché senza il contributo dell'associazione è evidente che se io chiamo la Proloco a fare un rinfresco e la Proloco non ha nessuno che paga questo rinfresco, non può farlo. Se io chiedo alla Metis di andare a vigilare nel territorio e a stare durante devono avere determinati requisiti, determinate attestazioni, ed è per questo, oltre alle divise, tutte queste spese sono sostenute dall'amministrazione comunale. Adesso potremmo fare un elenco, ma le assicuro, primo perché la normativa ce lo vieta, non è che possiamo andare a pagare i volontari, perché non sarebbe lavoro volontario, ma sarebbe lavoro remunerato, e quindi entriamo in un altro settore che non è sicuramente il nostro. Quindi direi che poi, ad esempio, nel volontariato rientra anche i musili. I musili hanno un contributo che è parametrato al chilometraggio che fanno, ma non, gli autisti non vengono pagati per fare questo servizio. Potrei portare numerosi esempi. Sicuramente se si è confrontato con gli uffici le avranno spiegato che non si tratta di volontari pagati, ma di volontari a tutti gli effetti. Per quanto riguarda poi il PNRR, l'ho detto prima, è evidente che i progetti vengono inseriti nel momento in cui abbiamo certezza che siano finanziati. Quindi adesso gli altri PNRR a cui concorreremo non ci sono ancora in questo bilancio, li inseriremo nel momento in cui decideremo di partecipare e avremo possibilità di essere finanziati. Per quanto riguarda poi le strade da manutentare, beh, l'ho già detto prima, sono strade che hanno un grande passaggio, ma per i quali non abbiamo solo l'onere di provvedere alle manutenzioni, ma non possiamo riscuotere pedaggi, mettere ZTL o altre cose, e non possiamo interdire il traffico. Sul portico ci siamo già confrontati in precedenti consigli comunali, e allora spero che lo abbia fatto bene, e quindi speriamo di poter portare gli esiti prossimamente. Per quanto riguarda poi la cromatura piavense è un problema. La cromatura piavense è un problema perché ci sono delle cause che vanno avanti da parecchi anni. L'importo delle cause in parte è riferito ad un avvocato che ci sta seguendo e che adesso valuteremo di cambiare, non perché non sia sufficientemente bravo, ma perché sono cambiate i motivi del contendere. Un altro motivo di contendere è della sua zona, quindi magari se lei lo convince a non farci più causa evitiamo anche di doverci difendere e andremo tutti quanti meglio.
E poi, vabbè, voi due magari vi mettete d'accordo, lo convocate, se riuscite a convincerlo andiamo tutti quanti meglio. E per il resto è chiaro che se riceviamo delle cause dobbiamo difenderci laddove è necessario, quindi l'importo, anche se una parte di queste cause viene assorbita dal contratto che abbiamo con il nostro broker assicurativo, e quindi alcune cause, alcuni avvocati sono pagati direttamente dal broker. E poi mi pare che più o meno i punti ce n'erano tanti, ma questi secondo me erano quelli più salienti. Grazie signor Sindaco, prego consigliere Lava. Sì, allora io l'ho già detto in altre circostanze, per cortesia non venite a dirmi che ci sono le commissioni, io parlo qua. È giusto che i cittadini ascoltino, capiscano e si rendano conto delle difficoltà che ci sono. Se per voi le commissioni sono così importanti da sviluppare tutto là, votiamo già in commissione ed evitiamo di fare il consiglio comunale. Quindi io se ho cose le parlo qua, in commissione ascolto, dico la mia, poi le riporto qua. Il cavallino sindaco non l'ho messo là a caso per dirle, sappiamo benissimo che potenzialità ha il cavallino adesso, ma ho detto a suo tempo era come andare nel Bronx, quindi hanno lavorato tenacemente gli imprenditori e tutta la cittadinanza di Cavallino, ben guidata e ben con degli obiettivi ben precisi, questo dico. Creiamoci dei percorsi, creiamoci delle situazioni che possono portare benessere a tutti, questo intendo. Per quanto riguarda Casa Fullanetto, mi sembra che lei era assessore a suo tempo, ma comunque aspettiamo il Consiglio Comunale ad hoc. Per il volontariato io le inviterei veramente ad andare a verificare in dettaglio come funziona, perché non è come dice lei sindaco, con molto dispiacere, so che è molto importante il volontariato, ci sono delle situazioni che francamente hanno ampi margini di miglioramento, io non voglio infierire e puntare il dito contro nessuno, ma 180.000 euro date ai cosiddetti volontari per le divise e per la benzina, no, francamente i conti non tornano, e mi sono confrontato anche con i suoi uffici, con i nostri uffici. Grazie. Grazie consigliere Lava. Signor sindaco, prego. Allora, per quanto riguarda la commissione, io non ho detto di parlarne in commissione per evitare di parlarne in consiglio, è che alcune cose che lei ha sollevato, a mio parere, potevano non essere sollevate, perché sono, diciamo, delle cose che forse non sono state ben comprese. Quindi attraverso gli uffici e la commissione potevamo dipanare alcuni dubbi e portare in consiglio comunale solo elementi rilevanti politicamente. Di questi elementi io trovo ben poco di politicamente rilevante. Però se lei ritiene di voler portare tutto in consiglio comunale, porti tutto in consiglio comunale. A me fa piacere lo stesso risponderle. Per quanto riguarda la Casa Fullanetto, no, guardi, io non ero assessore quando è stata acquistata, e se fossi stata assessore mi sarei opposta in tutti i modi, perché secondo me quello è stato un acquisto assolutamente non necessario, un acquisto di cui ancora oggi non comprendo la finalità, tant'è che anche trovare una destinazione di quella casa, finalmente l'abbiamo trovata, e quando lo diremo in un prossimo consiglio comunale sicuramente sarà una soluzione efficiente per tutti quanti. Certo è che no, non ero assessore, mi dispiace. Per quanto riguarda il volontariato, allora, bene approfondire, però non accetto che in questo consiglio passi l'informazione sbagliata che qui si pagano i volontari come se fossero dei lavoratori. Mi dispiace, ma questa è un'informazione non corretta, di cui prima di farla magari acquisisca delle prove di quello che dica, di quello che dice, e poi le porti in consiglio comunale, perché questa cosa non è accettabile ed è offensiva sia nei confronti degli uffici che prima di noi firmano le delibere, sia nei confronti del revisore dei conti e sia anche nei confronti di questi volontari, quindi assolutamente no. Mi è venuta in mente una cosa che lei prima ha parlato, della Musile Patrimonio. Allora, la Musile Patrimonio sarà ufficialmente chiusa con l'approvazione del rendiconto, infatti anticipo che 150.000 euro saranno dell'avanzo, saranno utilizzati per la chiusura di questa società, per andare a risolvere, sono più partite di giro, però di fatto bisogna, poi lo spiegheremo in consiglio comunale, però con il rendiconto la società finalmente sarà chiusa. Grazie signor sindaco, ci sono altri interventi?
Prego, consigliere Pavan. Buonasera. Niente, mi collego a quanto ha detto Fabio prima rispetto al DUP, che in introduzione leggiamo grandi cose tipo libri di sogni, dopo non li ritroviamo più nel, diciamo, attuate almeno per adesso. E volevo chiedere intanto una cosa rispetto che riguarda le politiche sociali, e volevamo capire lo stato d'arte della casa di riposo. E poi passo alle politiche giovanili, che sono sempre la mia spina nel fianco, perché sì. E niente, anche quest'anno vediamo 0 euro. Mi fa piacere che sia sottolineato che i soldi vanno alla voce dedicata a sport e tempo libero e ai servizi sociali, però mi preme anche dire che non sono politiche giovanili, perché per definizione le politiche giovanili partono dai 14 anni e arrivano ai 29, dei contributi ai bambini dai 7 ai 10 anni non sono politiche giovanili. Questo spiace perché appunto nel DUP per le politiche giovanili abbiamo cose tipo il co-working, la valorizzazione della street art, bonus imprenditorialità locale e credo che c'entri ben poco con quanto dopo viene fatto. Credo inoltre, sempre collegandomi a quanto detto da Fabio, che sia urgente e necessario cercare fondi, che ci sono per le politiche giovanili a livello europeo, ce ne sono tanti. Mi rendo disponibile anche a cercarli io, perché non è possibile, secondo me, continuare a parlare di giovani, a parlare di disagio giovanile e non far niente per loro. Grazie. Grazie, consigliere Pavan. Signor Sindaco, prego. Sì, allora, per quanto riguarda la casa di riposo, la stanno facendo, insomma, è in via di esecuzione, prevedono di completarla per la fine dell'estate. Speriamo che sia così, anche perché è altamente innovativa come struttura e soprattutto come gestione degli anziani, quindi auspichiamo veramente che questa possa essere ultimata entro la fine dell'estate, come ci è stato detto più volte dalla proprietà. Per quanto riguarda le politiche giovanili, beh, allora sì e no, nel senso che è vero che gli stanziamenti di bilancio sono sempre abbastanza risicati, è anche vero che questa amministrazione ha aderito con San Donà ad un progetto che si chiama Comune Amico della Famiglia, che prevede tutta una serie di iniziative anche nel settore giovanile. Oltre a questo, anche sul disagio giovanile stiamo lavorando, proponendo alcuni progetti. È chiaro e condivido con lei che vadano ampliati, che vada prestata maggiore attenzione al disagio giovanile, anche perché è in aumento, e quindi questo si riscontra sia col post-Covid e quindi a queste chiusure forzate, ma anche attraverso dei comportamenti. Ne abbiamo parlato in un convegno settimana scorsa organizzato dall'ASL, e quindi valuteremo tutta una serie di progetti, magari anche portandoli in conferenza dei sindaci sanità e condividendoli con gli altri comuni. Quindi sì, condivido parzialmente l'osservazione. Ciò nonostante, appunto, se poi l'assessore Carpinedo vuole aggiungere, ci sono delle iniziative che abbiamo sempre fatto, a mio avviso però non sufficienti. Sì, grazie signor Sindaco. Ci sono altri interventi? Allora, come richiesto dal consigliere Lava, abbiamo... consigliere Trombelli, prego. Sì, buonasera a tutti e niente, sarò breve. Niente, bilancio, come già diceva lei, signor Sindaco, che è un bilancio difficile, un bilancio sofferto, non facile, e dove appunto bisognerà in qualche maniera riuscire a trovare qualcosa appunto per sistemare il bilancio. Quest'anno è andato così, dobbiamo capire se aspettarci anche per il prossimo anno qualcosa del genere, o seppure, non so, ci sarà la possibilità di qualcosa di riuscire in qualche maniera a portare qualcosa di nuovo, insomma, all'interno.
Ci siamo confrontati, siamo stati a parlare con il responsabile dei servizi finanziari e anche con i dirigenti, sia il dirigente amministrativo che il dirigente tecnico. Ecco, nella loro esposizione appunto di questo bilancio abbiamo notato una certa preoccupazione anche da parte loro. Preoccupazione dovuta al fatto che se per gli anni scorsi che c'è stato il problema della pandemia, in qualche maniera abbiamo avuto di ristori qualcosa da parte di Roma, diciamo, dei governativi, qui con questi problemi che stiamo vivendo adesso dovuti all'aumento delle materie prime, insomma dell'energia, dovuto alla ripresa della domanda mondiale, diciamo, dopo la pandemia, ma soprattutto al razionamento delle forniture da parte della Russia, sì, fa sì che ci sono problemi a livello sociale qua nel nostro paese, problemi che si accentuano un attimo di più rispetto appunto alla pandemia, perché non ci sono appunto ristori da parte del governativi, da parte romani. Chi in questo momento forse soffre un attimo meno di queste cose sono quei cittadini con pensioni minime che appunto non hanno un ISEE che permette la possibilità di attivarsi con i bonus sociali, praticamente di avere la disponibilità di bonus sociali. Questi qua sono quelli che, diciamo, in questo momento ancora riescono a passarsela meglio. Il problema è che la platea adesso si allarga, perché chi supera appena i limiti dell'ISEE si trova a pagare queste tariffe energetiche tre volte rispetto agli anni. E pertanto questa preoccupazione appunto l'abbiamo letta sia da parte di gente che abbiamo parlato assieme per i prossimi anni, sperando appunto che tutto possa cambiare con qualche ristoro da parte del momento. Ci dicono non sia arrivato niente, pertanto non c'è niente da fare. Lei diceva che per riuscire a far qualcosa, insomma, per risistemare questo bilancio, bisognerà appunto cercare di attivare, di fare delle economie, parlava economie a livello anche di programmazione delle feste per il Musile Estate, così. Io penso che questo tipo di economie così possono aiutare, ma minimamente, insomma, non aiutano più di tanto, perché bisognerebbe, e qua sono d'accordo con quanto diceva Fabio prima, la possibilità di attivarsi in altre maniere. Su tutto, si parlava prima appunto la richiesta di mutuo di 600.000 euro per il 2023 e 200.000 per il 2024, ne abbiamo parlato con il dirigente tecnico, dove ci ha fatto vedere appunto quel programma che hanno fatto per riuscire a capire la sistemazione appunto delle asfaltature sulle varie strade del paese. Su questo volevo collegarmi un attimino sul generale di tutto di queste asfaltature, di questi lavori che vanno fatti e che sono messi in programma. Solamente sulla sicurezza, in quanto le asfaltature va bene, però ci sono delle strade, ci sono dei percorsi che sono sotto gli occhi di tutti e in qualche maniera bisogna assolutamente fare qualcosa. E su questo avevo già parlato anche con il vice sindaco, con l'assessore Maschietto, la possibilità di sistemazione di quel tratto di via Martiri, praticamente il tratto quando si esce dalla curva dell'ultimo passaggio sopraelevato davanti alla trattoria, al CRAL, fino ad arrivare di fronte all'Armonia, diciamo, dove c'è la caffetteria. Quel tratto là è un tratto dove escono, corrono, c'è il limite di 30 orari e
là succedono cose brutte, praticamente prendono velocità e soprattutto dove c'è l'attraversamento, il panificio Smagnotto, là bisognerebbe fare qualcosa, io penso ci possa stare anche là un rialzamento del passaggio in maniera che riescono a fermarsi. Questa è una cosa, so che sia stata richiesta da più di qualcuno, anche dei proprietari di attività produttive, che però non è mai stata colta, diciamo, oppure l'avete colta, l'avrete in programma, ma al momento insomma ancora non so, dovete dirmi voi. Un'altra cosa che vi chiedo è via in testa dura, penso sia vergognoso quello che sta succedendo da un po' di domeniche a questa parte, parlo proprio da Altaio. Là è stato messo quel cartello di divieto di sosta partendo dal bar, diciamo, dalla trattoria al taglio, venendo verso il centro. Io dico, sono cose indescrivibili quello che succede, insomma. Il pullman che scende il pullman, non riescono a stare pullman e auto perché ci sono macchine parcheggiate appunto in divieto di sosta, dall'altra parte c'è il parcheggio, i ciclisti fanno di quei salti che voi non avete idea, pertanto io chiedo, potrà essere, come dicevo l'altra volta, impopolare, che ci possa essere un passaggio da parte della polizia locale e di sanzionare tutte quelle auto che sono... Due domeniche fa c'è stato quel raduno regionale qui della canoa a San Donà, e fatalità tra chi si è fatto la passeggiata che è venuto giù, tra quelli che andavano al mare, tra le partenze del Nord Walking, tra il mountain bike, là c'è stato un caos che non vi dico. Sempre rimanendo in zona Taglio, qua non posso non parlare del porticciolo del Taglio. Il porticciolo del Taglio abbiamo votato in delibera poco meno di un anno fa che tutto doveva passare al consorzio BIM, mi sembra, no? La gestione di tutto quanto. Adesso con il discorso delle secche che ci sono state, la mancanza d'acqua, praticamente si sono deteriorati ultimamente i piloni che tengono i pontili, si stanno riversando in acqua. Quella domenica di cui vi parlo io sono stato là, anche perché sono stati tolti qui, innanzitutto non c'è un segnale di pericolo, c'erano due, come si dice, transenne con quel filo che delimita, con quel nastro che delimita, c'erano sei bambini che pescavano con i genitori sul pontile, quello che già si è riversato verso acqua. In qualche maniera li ho fatti scendere, insomma, portati giù. Comunque questa qua è una cosa che assolutamente bisogna che possiate dare una mano. Un'altra cosa, e l'ultima poi chiudo, questa qua è una cosa che la dico da parte mia, non voglio appunto portare nessuno con me su questi discorsi. Quando è stato fatto il discorso, è stato parlato per il discorso della risagomatura, c'è stata fatta quell'assemblea al Caposile, per la sicurezza di via Salsi e per riuscire a mantenere un attimo, vista la bellezza, visto il posto della strada appunto di via Salsi, niente, la gente aveva chiesto la possibilità, come dice lei, di aumentare il tiro, praticamente di portare 2 euro. Io ho chiesto, ne avevo parlato direttamente anche con lei si è messa a ridere così perché appunto era uno scherzo, ho chiesto di portare il pedaggio a 10 euro. Di portarlo a 10 euro, avevo detto io. Era l'unica maniera per me per riuscire a bloccare un attimo il traffico e per salvare quella zona. Anche perché, come diceva lei, qua abbiamo il 78% della Treviso Mare che porta dentro di là e in comune di Musile. Dall'altra parte che arrivano da Mestre, dalla Isolana da Mestre, e tutti quanti entrano in quel posto là. Praticamente saranno strade della città metropolitana, gestite da chi si vuole, però sempre, diciamo, in comune di Musile di Piave.
Io avevo chiesto la possibilità anche di parlarne, visto la sua importanza nella conferenza dei sindaci, di parlare appunto di rafforzare, di cercare in qualche maniera con soprattutto i due paesi che ci fosse da parte loro un aiuto, un qualcosa. Bastava solamente in polizia locale, ci potesse stare uno o due poliziotti, diciamo, a gestire un attimo il traffico, perché anche là diventa ad essere pericoloso. Mi ha detto che ne ha parlato, che non sentono niente, però sti signori qua, come è successo, come abbiamo letto la settimana scorsa sui giornali, questi qua fatturano in tutti e due 11 milioni di euro di tassa soggiorno. Insomma, mi sembra che questo sì sia impopolare, non rispetto a chi va al mare, ma rispetto ai cittadini in Brasile, che ne patiscono, l'amministrazione, il comune e tutti quanti. Grazie consigliere Trombelli. Signor sindaco, prego. Sì, allora, partiamo dalla fine, no? È vero, è stato richiesto l'utilizzo di polizia locale degli altri comuni, ma ci hanno detto di no. Rispetto a portare il passaggio a 10 euro, se da un lato è sicuramente un deterrente per il passaggio, dall'altro lato però lì ci sono delle attività economiche nuove che hanno aperto e che già il passaggio ai 2 euro ha comportato delle difficoltà che ci hanno già manifestato. In questo senso, infatti, nei pedaggi introdurremo delle deroghe, esatto, per consentire a chi va in questi chioschi per fare feste di bambini, eccetera, pensiamo alla mamma che va a portare il bambino e poi torna indietro e poi va a riprenderlo, sto scherzo qua gli costerebbe 8 euro. Quindi, diciamo, introdurremo delle deroghe, dei meccanismi per evitare questo tipo di imposizione. Per quanto riguarda il resto, allora, il porticciolo Altaio è uno dei problemi che abbiamo. Lì non siamo riusciti poi a ultimare il passaggio al BIM, perché lo spazio acqueo è dato in concessione al comune e la riscossione degli eventuali posti barca dovrebbe essere di competenza del comune. Allora, però rispetto a questo c'è una possibilità che deriva dalla regione. La regione sta sistemando le porte in testatura e abbiamo provato a chiedere la possibilità di fare anche una sistemazione del porticciolo, che non vuol dire fare chissà cosa, però siccome sono venuti a dirci che vogliono promuovere il turismo su barca, è chiaro che il turismo su barca ha bisogno di porticcioli e di porticcioli fatti bene, per cui le abbiamo detto noi non abbiamo la possibilità di fare un intervento perché abbiamo dei preventivi e sono troppo onerosi e abbiamo chiesto loro aiuto che pare possa essere accordato. Quindi rispetto a questo sicuramente ci muoveremo per avere un sostegno economico per questa iniziativa. Dall'altro lato la messa in sicurezza continuerà e quindi adesso con sta siccità, queste cose, andremo a vedere quali altri strumenti adottare. E per quanto riguarda poi i mutui, ne abbiamo parlato prima, insomma, quindi va bene, sono delle asfaltature che faremo. Se il dirigente vi ha già iniziato a mostrare, vi avrà fatto vedere il lavoro che stanno facendo, importante. Per quanto riguarda il tratto di Via Martiri, anche quello è un tratto che sicuramente è già preso in considerazione. Tra l'altro Via Martiri sarà oggetto di un intervento importante da parte di Veritas per il rifacimento delle condotte, quindi lì poi valuteremo di togliere un marciapiede e di fare la pista ciclopedonale. Comunque questi sono passaggi successivi. Quindi sì, sono tutte considerazioni valide. Considerazioni che questa amministrazione sta già facendo e che integreremo anche eventualmente con le vostre proposte. Grazie signor sindaco, se ci sono interventi andiamo avanti con gli interventi, se no, come richiesto dal consigliere Lava, diamo lettura da parte degli assessori delle varie relazioni. Posso? Ditemi voi, prego assessore Cattaneo. Rispondo un po' al quesito della consigliera Pavano in merito alle politiche giovanili. E così, ti leggo un po' tutto quanto anche il piano che l'amministrazione ha predisposto, poi capirai anche quali sono gli interventi che stiamo attivando
pagando anche con il finanziamento del comune. Allora, il disagio giovanile e minorile è una realtà in costante aumento è riscontrabile in tutto il territorio, non solo per il comune di Mugine di Piave, per cui si ritiene quanto mai indispensabile l'attuazione di attività mirate ai minori, in modo particolare agli adolescenti, oltre ad una progettualità rivolta ai genitori, dato che questi ultimi appaiono sempre più in difficoltà nel loro ruolo educativo e di sostegno ai figli. E qui c'è un rapporto con la scuola, in particolare per quanto riguarda i genitori degli alunni. E è in quest'ottica che riteniamo importante proseguire il rapporto ormai consolidato con tutte le agenzie educative che operano nel nostro territorio. Mi riferisco alla scuola, alle parrocchie e con anche il privato e il sociale e con l'ASL numero 4 per organizzare attività anche estive rivolte ai minori, con l'obiettivo di promuovere e collaborare con le iniziative locali. Si ritiene infatti che operando in questo modo sia possibile dare continuità ai servizi, promuovendo e utilizzando risorse umane che appartengono al proprio tessuto sociale e che meglio di altre persone possono farsi interpreti delle esigenze del proprio territorio. E qui vengo alla richiesta Pavan, concretamente tra le diverse progettualità, oltre all'accordo di programma con la AS 4, continua positivamente il progetto Centro Giovani, operativo nel nostro territorio, qui nell'ex plesso della scuola elementare, e che prevede uno spazio attualmente individuato all'interno degli edifici scolastici, dedicato agli incontri tra giovani con l'animazione degli educatori professionali del progetto Minori AS 4. Inoltre è operativa la convenzione con l'oratorio Don Bosco per il progetto Dopo la Campanella e continua la collaborazione tra i servizi sociali comunali e l'istituto complessivo Totti, sia per meglio monitorare gli accessi al servizio, sia per coordinare eventuali interventi a favore dei minori frequentanti. Queste possono le attività del comune rispetto ai giovani. Adesso non so se nel suo territorio. No, io la ringrazio, però sì, io stavo. Mi ha ripetuto quello che io avevo già letto e che stavo contestando, fra virgolette, nel senso che stavo dicendo che è troppo poco. Più che altro perché ci sono delle cose che non rientrano nelle politiche giovanili. Per definizione, politiche giovanili sono dai 14 ai 29 anni. Se noi parliamo di attività fatte alle medie o alle elementari, non sono politiche giovanili. Allora, la nostra realtà ha due ordini di scuola, la scuola di base e la scuola media. Aspetta un attimo, qui ci sono giovani anche che hanno più di 15 anni, che vengono in questo nostro centro giovani. Non ci sono solo ragazzetti di scuola elementare. Sì, ma lei mi ha parlato di scuola. Sì, allora vi chiedo un attimo, non tra di voi comunque, due, perché sennò le registrazioni non vengono sentite. Consigliere Pavan, prego, poi chiuda, così, grazie. Grazie consigliere Pavan. Assessore, deve chiudere? Prego. Mi pare contenta, quindi lo so. Assessore Coppo, prego, dia lettura della relazione, più succinti possibili, così poi chiudiamo. Grazie. Grazie Presidente. La crescente sensibilità in materia ambientale ha portato l'amministrazione comunale ad intervenire su questo fronte con diverse strategie, aventi come scopo principale lo sviluppo sostenibile del territorio. Il programma dell'assessorato all'ambiente prevede infatti il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo, dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. In particolare, come noto a tutti, l'attività di gestione del servizio rifiuti urbani viene svolta dalla società Veritas, e continua ad avvenire in regime Tari. La separazione delle varie tipologie di rifiuti mantiene un buon livello di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, dimostrato dal dato percentuale di raccolta differenziata pari a 78,87% relativo all'anno 2022, che evidenzia anche un miglioramento rispetto all'anno precedente. È necessario segnalare anche la significativa incidenza dei fenomeni di abbandono dei rifiuti nel territorio dovuti all'identità intrinseca della zona, essendo un luogo di passaggio. Per questi motivi verrà ulteriormente incrementato il piano di installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza, servendosi anche dell'ausilio di fototrappole mobili, tutto abbinato ad una campagna di sensibilizzazione contro il reato di abbandono. Una delle azioni intraprese in questo senso è l'adesione alla campagna per la micro raccolta dell'amianto promossa dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
i cui termini per la richiesta del contributo sono ancora aperti. Continueranno le collaborazioni con tutte le associazioni che intendono dare un contributo tangibile per tutta la comunità, con l'organizzazione di giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti abbandonati, dimostrando il valore e l'orgoglio della nostra città. Non solo, verranno promosse ed intensificate le attività di educazione ambientale nelle scuole, così da sensibilizzare gli adulti del domani alla tutela e rispetto dell'ambiente. A tal proposito si evidenziano le iniziative di promozione della conoscenza della Piave e della Laguna Nord, anche attraverso il coinvolgimento del Centro di Educazione Ambientale La Piave Vecchia, la cui gestione nel 2022 è affidata in convenzione per 5 anni all'Associazione Proloco di Musile di Piave. Tornando all'ambiente, tra gli obiettivi ambientali c'è anche la riqualificazione delle aree verdi pubbliche, valorizzando quelle più significative, e la promozione della messa a dimora di piante con apposite iniziative, una tra tutte la piantumazione di migliaia di alberi in via Mariutto, facenti parte del progetto di riforestazione che proprio in questi giorni sta prendendo forma. Si continuerà anche a collaborare e lavorare attivamente con la conferenza dei sindaci del Veneto orientale per la risoluzione di problemi condivisi, come ad esempio l'utilizzo dei fitofarmaci e il conseguente regolamento da applicare in tutti i comuni facenti parte della conferenza. Il comune continua anche ad aderire al contratto di area umida per la Laguna Nord di Venezia, uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata su base partecipativa. Le finalità del contratto in oggetto sono riconducibili a degli obiettivi specifici, declinati a 4 ambiti tematici: curare l'ambiente e la cultura della laguna, sentire la laguna, abitare e muoversi in laguna. Durante il 2022 la scarsità di precipitazioni ha reso evidente anche nelle nostre zone come il cambiamento climatico sia in atto e possa potenzialmente mettere a rischio il nostro modello di società. Proseguirà in tal senso l'attività di informazione e sensibilizzazione sul tema della carenza di disponibilità d'acqua, anche organizzando eventi appositi, oltre ad attuare le opportune strategie per sopperire a questo grave problema. Un'ultima cosa per quanto riguarda l'ambiente è che verrà proposto in Consiglio Comunale nelle prossime sedute un regolamento del verde in comunione anche con tutti gli altri comuni vicini. Infine, per quanto riguarda la parte degli animali, Musile di Piave è da sempre un comune attento ai bisogni ovviamente dei propri cittadini, e oggi questo significa anche tener conto delle esigenze di quanti convivono con un animale domestico. L'ufficio tutela animali del comune continuerà ad occuparsi della tutela e del benessere degli animali, si provvederà alla fissione nei grandi parcheggi di cartelli che ricordino agli automobilisti di non lasciare gli animali chiusi in auto, soprattutto nei periodi più caldi, anche con i finestrini abbassati. Infine verranno organizzate campagne informative ed educative per incentivare la sterilizzazione, se necessaria, degli animali domestici di proprietà e l'adozione responsabile di cani e gatti nei rifugi, oltre che a campagne per promuovere nelle scuole della città un percorso educativo volto a formare i giovani al rispetto dell'ambiente e degli animali d'affezione. Grazie Assessore Coppo. Non è una relazione quella di prima, no? Tutto quanto riguardava le politiche. Va bene, Assessore Carpenedo, dia lettura della relazione. Vado via così veloce o no? No. Beh, leggo qualcosa allora, dai. Per quanto riguarda l'anno scolastico, parlo della scuola e dell'istruzione, per quanto riguarda l'anno scolastico 2022-23, tutta l'organizzazione scolastica, compresi i servizi della mensa e del trasporto, sono rientrati nella normalità. Questo è un dato vero che è ripreso. Va osservato che l'affidamento della refezione scolastica e il trasporto sono attualmente in fase di proroga annuale con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 31 agosto di quest'anno. Pertanto a breve saranno avviate le procedure necessarie per l'affidamento di tali servizi. Ricordiamo che da diversi anni si è consolidato un rapporto di stretta collaborazione fra l'Istituto Comprensivo Totti e l'amministrazione comunale. Tra il rapporto si sostanzia in un accordo di programma triennale che prevede anche dei contributi economici da parte del Comune per il sostegno di attività educative e il potenziamento dei progetti formativi della scuola, come ad esempio a scuola senza zaino operativo presso il plesso della scuola primaria di Croce.
Con l'accordo di programma, l'amministrazione comunale realizza un sistema formativo integrato nel quale il comune e scuola lavorano in sinergia alla realizzazione di un processo educativo di osmosi tra la comunità scolastica e la cittadinanza in un contesto sociale e culturale come il nostro, che è in continua trasformazione, come si vede. Va segnalato che anche quest'anno, in quest'anno scolastico, sono operativi i servizi di accoglienza prescolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia statale poscoloparlante e il servizio di accompagnamento degli alunni che utilizzano la scuola bus. Per quanto riguarda l'attività culturale, ho prestato un po' gli interventi di prima in cui si diceva che nonostante le difficoltà di bilancio, l'amministrazione comunque intende promuovere attività che possono così realizzare il senso di comunità e di appartenenza ad un territorio. Attraverso l'assessorato alla cultura vi è quello quindi l'obiettivo di continuare nel sostegno e nella promozione di iniziative e attività finalizzate alla formazione di un tessuto sociale coeso e omogeneo, favorendo la conoscenza delle radici storiche del territorio. A tale scopo vengono realizzate manifestazioni e iniziative direttamente attraverso l'amministrazione comunale o in collaborazione con altri soggetti. Faccio sintesi: manifestazioni che possono essere scantite nel prosieguo dell'anno, come ad esempio il giorno della memoria, il giorno del ricordo, le festività natalizie, il San Valentino, il Carnevale, il Mosile, ecco, il programma delle attività culturali per quanto riguarda il Mosile Estate 2023, il Patto Sorella di Amistà e il San Martin. Grazie Assessore. Era a pagina 2 di 3. No, ma cosa volevo dire? Si salta un po'. Per quanto riguarda la biblioteca civica, oltre a offrire un servizio di consultazione e di prestito librario, si continuerà ad essere anche un luogo di studio e di ricerca. Nel corso di quest'anno si cercherà di ripristinare a pieno regime tutti i servizi che erano operativi nel periodo precedente alla pandemia. Ricordo inoltre che sta funzionando ed è ancora attivo il servizio internet per il centro P3 Musile, finanziato dalla Regione Veneto con 6 postazioni informatiche incluse le varie strumentazioni. Per quanto riguarda la scuola comunale di musica Monteverdi, attualmente questa scuola comunale di musica conta oltre 180 allievi che frequentano regolarmente i corsi annuali presso i locali dell'Istituto Toti. L'amministrazione comunale sostiene e promuove questa attività della Monteverdi, contribuendo anche alla dotazione di strumentale della scuola. La gestione dell'attività è curata dall'ottima sinergia tra i 3 maestri, Dino Doni, a cui è affidata la direzione artistica, il professor Vasco Magnolato e il professor Mauro Pensinotto, che ne segue poi la parte amministrativa. Tra le diverse iniziative che arricchiscono il piano formativo della scuola, oltre alle lezioni individuali di strumento, ricordiamo il coro Mille Note, composto da 45 voci bianche e diretto dalla professoressa Bruscato, le masterclass songwriting e di produzione sonora a cura del maestro Dino Doni, i saggi musicali interni che si stanno svolgendo in questo mese e i saggi esterni che si svolgeranno a maggio. Questo è un po' il complesso. Grazie Assessore Carbenedo. Assessore Maschietto, prego. Sì, prego. Faccio una breve relazione richiamando le note specifiche inserite nel DUP in allegato alla documentazione di bilancio, in quanto esaurienti per quanto riguarda gli indirizzi dell'amministrazione comunale in materia. Sono di tutta evidenza gli sforzi dell'amministrazione in merito alle numerose opere pubbliche in programma, con particolari investimenti per la sicurezza stradale, per la manutenzione e mantenimento funzionale della rete stradale e inviatistica, con la manutenzione e messa a norma del patrimonio edilizio e con la manutenzione e sicurezza degli edifici scolastici e sportivi. A questo proposito desidero esprimere un particolare ringraziamento ai dirigenti d'area e ai diversi responsabili per la preziosa collaborazione che continuano ad assicurare.
Poi c'è il lato lavori pubblici, manutenzione, viabilità e arredo urbano. Molti sono gli interventi in corso di svolgimento, tra i quali meritevoli di segnalazione sono il completamento esterno della casa ex Furlanetto, il progetto Elena Amica E, citato prima, per quanto riguarda la riqualificazione ed efficientamento della pubblica illuminazione. La firma del contratto per questo progetto è prevista a breve. Da segnalare inoltre gli interventi di messa in sicurezza idraulica nel capoluogo, ove verranno adeguate le portate e separate le linee meteoriche stradali da quelle fognarie. Altro intervento è previsto nella zona di Caposile, ove sono state evidenziate criticità nei sottoservizi. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, il progetto di ampliamento della scuola Toti è stato sospeso a causa delle limitazioni fissate dal PGRA, piano di gestione delle alluvioni del Piave. Non da ultimo bisogna ricordare, nell'ambito dell'edilizia sportiva, il progetto di ampliamento del polo sportivo del capoluogo, per il quale sono iniziati i lavori per i campi da padel. Per quanto riguarda gli interventi del PRR comunale, molta attenzione viene prestata e molto tempo viene speso per progettare gli importanti e strategici interventi nel territorio comunale. Sempre nell'ottica di interventi pubblici, consideriamo di particolare importanza l'adesione del nostro comune all'autorità urbana denominata Basso Piave Urbano, con evidenti riflessi economici che ci permetteranno di effettuare importanti opere pubbliche a servizio del territorio. Per un completo ed esaustivo riepilogo degli interventi, rimando comunque al programma delle opere pubbliche. CED, l'area informatica dell'ente è in continua e costante opera di aggiornamento, il sito comunale è sempre aggiornato. Viene posta particolare attenzione all'aspetto della digitalizzazione degli uffici, resa necessaria per essere costantemente aggiornati in linea con le direttive regionali e nazionali. Particolare attenzione viene posta anche all'aggiornamento della rete in fibra ottica per la banda ultralarga al servizio dei cittadini e delle attività produttive. Attualmente abbiamo due operatori, Open Fiber e Telecom Italia, che hanno il compito di posare i cavi per la fibra. Il Comune ha dato la massima disponibilità per quanto di competenza, pur tenuto conto delle problematiche collegate ad una controversia insorta tra Open Fiber e il proprio appaltatore, che ha provocato grandi ritardi nella ripresa dei lavori. E finisco, commercio e attività produttive. Per quanto riguarda le attività del commercio, sono note a tutti le difficoltà che anche questo settore ha subito a causa della pandemia, ma fortunatamente sembrano esserci segnali di ripresa. Molto ha fatto e continuerà a fare il Comune per aiutare i commercianti a superare la crisi. Tra l'altro, insieme ai comuni di Noventa e di Saint-Donat, sono state prorogate per il 2023 le attività del distretto del commercio, con la pubblicizzazione dei vari progetti, tra i quali il progetto Ecoattivi. Continuiamo quindi costantemente l'interesse per le proposte commerciali ed imprenditoriali, partecipando ai vari gruppi di lavoro preposti, tra i quali ricordo il progetto VOID, Veneto Orientale Innovation District, con le direttrici Open Innovation, dedicata agli imprenditori, e Palestre Digitali, dedicata ai cittadini. Finito. Grazie. Grazie Assessore Maschietto. Assessore Pivetta, prego. Grazie, buonasera a tutti. Allora partirei prima con un dato che l'amministrazione comunale ha assegnato a un tecnico esterno il piano comunale di protezione civile. Questa è una cosa importantissima, anche perché con l'effetto di questo PGRA non sappiamo più come muoversi e cosa fare. Questa è la prima importante comunicazione che devo dare. Dopo, per quanto riguarda lo sport, dovrei dire che attualmente il Comune ha affidato gli impianti sportivi a due associazioni sportive, la SD Musile 1000 per gli impianti di calcio e di calcetto, la SD Pallamano Musile 2006 per la piazza polivalente coperta. Due convenzioni che lo scorso anno sono state prorogate a 31/12/2025. In base al decreto nazionale che mirava a far recuperare alle associazioni sportive gerenti impianti sportivi pubblici le perdite accumulate negli anni della pandemia Covid-19. Sono in vigore altre convenzioni per la gestione dell'impianto di allenamento del tiro alla fune, la SD Tiro alla Fune Città di Musile, per la gestione della palestra scuola primaria statale Marco Polo di Mille Pertiche, dove
a sede della scuola di danza, la SD Harmony Ballet, per la gestione delle palestre comunali, con la SD Musile Piave Volley, le palestre comunali sono attualmente utilizzate in orario extrascolastico da 6 associazioni. Pur avendo affidato la gestione delle strutture sportive comunali ad associazioni esterne al comune, provvede per il loro costante monitoraggio per mantenere in buone condizioni e migliorare, come del caso del linoleum sostituito con parquet nella palestra di Mille Pertiche, della recente sostituzione della rete da pallavolo in palestra Toti e dalla prossima dotazione di impianto audio presso la palestra funzionale polifunzionale di Musile. Allora, un recente intervento particolarmente importante è quello relativo alla costruzione dei 2 nuovi campi da palo, che mi aveva anticipato l'assessore Maschetto, fa lo stesso, adiacenti all'impianto di calcetto. La modalità di gestione di tali nuovi campi è allo studio. Comunque proseguirà inoltre l'azione promozione della pratica sportiva sostenendo le iniziative di varie associazioni in ambito scolastico, come pure sosterrà le attività sportive integrative promosse dalla scuola, come le ricorrenti giornate dello sport. Il Comune in particolare è attento all'avviamento allo sport dei giovani e dei giovanissimi. Proprio a riguardo del sostegno dell'avviamento all'attività sportiva dei giovanissimi, l'amministrazione comunale realizzerà per la quarta annata sportiva 2022-2023 il progetto Musile 710. Per proporre il contributo di questo 710 è per la prima volta di iscrizione a 100 euro e la seconda volta sono il contributo a 70 euro per le famiglie. Per proporre la pratica sportiva come attività giocosa si sta organizzando per domenica 21 maggio la festa dello sport in collaborazione con ben 9 associazioni sportive. Sarà un'occasione di festa e le bambine e i bambini di Musile potranno approcciarsi in maniera giocosa alle varie discipline senza inutile agonismo, in un'atmosfera rilassata che coinvolgerà anche le relative famiglie. In settembre poi il Comune organizzerà in collaborazione con la SD New Basket San Donà la seconda edizione del torneo di basket Under 14 Città di Musile. E comunque questo per quanto riguarda lo sport. L'unica cosa che mi premevo da dirvi è solo il progetto comunale della protezione civile, che secondo me è la cosa fondamentale e molto importante. Grazie. Grazie Assessore Pivetta, grazie Assessori tutti. Passiamo, la discussione è già stata fatta prima, perciò passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Capogruppo Mariuzzo, prego. Noi per le dichiarazioni di carattere politico da me esplicitate in apertura al mio intervento voteremo contrari al bilancio. Grazie consigliere Mariuzzo. Consigliere Lava, prego. Contrari. Grazie consigliere Lava. Consigliere Vars, come maggioranza favorevoli. Grazie consigliere. Allora mettiamo in votazione la delibera. Consiglieri presenti 16 per alzata di mano i favorevoli. 11 favorevoli per alzata di mano i contrari. 5 contrari. Astenuto nessuno. Il Consiglio Comunale approva. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. Consiglieri presenti sempre 16 per alzata di mano i favorevoli. 11 contrari. 5. Il Consiglio approva. Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Buona serata a tutti.